Buona passeggiata, ragazze. Rientrate per la maratona di adozioni animali? Sì, dottoressa Merriweather, ci conti. Andiamo! Ragazze, più tardi ci dedicheremo al nostro albero genealogico, non vedo l'ora! Sì, ma per il momento può aspettare. Adesso divertiamoci a modo nostro. Potere minifalli! Se andiamo in biblioteca sono più contenta! Tranquilla, il passato non scappa! Laila ha ragione, ora passeggiamo, poi ci rinchiudiamo! Ragazze, allora siete pronte per la maratona? Non abbiamo più tempo dopo questa super passeggiata. Dobbiamo fare il nostro albero genealogico per la scuola. Ah, divertente. Date da mangiare ai polli prima di andare via. Ma certo, nessun problema. Grazie mille. A presto, dottoressa. Gigi, mi sto annoiando tantissimo. Pazienta, Gwen. Ho bisogno del momento perfetto per dare a Polly il mio ultimatum. O mi dai il medaglione o ti schiaccio come una formica. Oh, non vedo l'ora! Al mio segnale fai partire subito la catapulta! Salve, Polly! Grisel! Ha qualcosa nei capelli! Smettetela! Piantatela di ridere! Ecco il segnale! Ragazze, i polli sono a posto, ora dobbiamo andare! Salve e ben arrivate! Tutti gli animali da adottare si trovano dentro la stalla. Abbiamo dai cani ai piccoli roditori. Un roditore, possiamo prenderlo! Ah, grazie mille, ti voglio tanto bene, Gigi! Sei stata incredibile, Polly! È tutto ok? Sì, sta tranquilla. Potere mega Polly! Oh, oh, temo di aver usato troppo il medaglione. Oh, sembra che abbia perso il suo potere. Tua nonna te l'aveva detto che non dovevi abusare delle sue energie. Si ricaricherà prima che ci incontriamo in biblioteca con Nicholas. Sicuramente c'è soltanto una piccolissima possibilità che si sia scaricato in modo irrecuperabile. Johnny! Che c'è? Ho detto piccolissima possibilità. Non perdiamo la speranza. Andiamo, ragazze, alla biblioteca!
Attività paranormali a Littleton. Fantasmi, rimpicciolimenti. Per favore, fai le tue ricerche senza parlare. Nicholas! Ai suoi ordini, capo! Campo libero! Fai quel che devi! Potere mega! Aspetta! Nicholas, cercavi dei medaglioni simili al mio? No, volevo dire sì, ma solo per curiosità, per avere un'idea. Contavo sulla tua discrezione. Magari i computer sono controllati e possono tracciare le tue ricerche. La sicurezza nazionale lo può fare. O qualcuno che vuole il mio medaglione. D'accordo, ho sbagliato, non ricapiterà. Bene. Potere Megapolli! Potere Megapolli! 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 Polly, è possibile... Che rimarrai così per il resto della tua vita? Non lo so. Cosa facciamo? Come amica dico che dobbiamo portarla a casa, ma come Ligia studentessa dico che se non cominciamo il nostro albero genealogico non avremo il tempo di disegnarlo, il che significa che prenderò un voto scarso e non farò onore a mia nonna, che era famosa per avere una media altissima in tutte le materie. La nonna è la soluzione. La mia arriva stasera per aiutarmi a farlo e lei troverà un rimedio. Fino ad allora usiamo la sala studio col mio nome sulla porta. Ragazze, me la sono meritata. E c'è già il mio nome sopra. Andiamo! Wow! Il mio prozio Montgomery era un giornalista che lottava per la libertà! Ah, la mia bisnonna aveva uno stile incredibile! Le tracce dei miei antenati si perdono dentro una fitta nebbia. Vuoi che te ne presti alcuni dei miei? Sono interessanti. Prudence, una delle fondatrici di Littleton. Porsche, la prima donna sceriffo. E lo zio Prescott era famoso per i suoi cetriolini. Polly? Lo so, non fa così colpo, ma dovresti assaggiarli. La sua ricetta... Polly, le tue orecchie! Oh, il medaglione funziona! Potere Mega Polly! Sono di nuovo normale! Aiuto! Il tuo braccio! Oh no! Dobbiamo levare... Oh, no! Ora sistemo le cose. Potere Megapolli! Megapolli! Probabilmente ha fatto arrabbiare i signori del paranormale. E perché non le signore? Che cosa... Andiamo, prima che il terribile Zitti tutti si accorga di voi. Essere grande non è mai stato così bello. Polly, togli il medaglione dal collo prima che combini altre stranezze. Scusi per l'incidente. Piccoli teppistelli, non mettete più piede in biblioteca. E adesso sparite. Magari possiamo ripresentarci domani. Ragazzi, ho portato i ricordi di famiglia che mi hai... Non c'è tempo, il medaglione è impazzito! Devo capire che cosa succede. Scusate, è una faccenda privata. Non vi dispiace, vero? Figurati. Buona fortuna! Quando c'è da divertirsi non ci vuole. Sembra tutto a posto, ma il suo potere è incontrollabile. E ha perso il suo bagliore naturale. Era già capitato prima d'ora. È stato rotto per parecchi anni. Ma non l'ho mai visto così. Ah, non sono d'accordo, Nicholas. Polly ha detto... Hai visto cosa è successo in biblioteca? Ha bisogno di noi. Qualcuno deve aver scoperto che cosa può fare grazie al suo medaglione. Dammi retta, Shani. Dobbiamo aiutare Polly. Lo facciamo per lei. Forse ci siamo, Shani. Lo so che siete là fuori, piccoli mucciosi che mettete le manine sulle mie cose. Me l'hanno appena detto i miei pancake. Con la mia
essere impicciomati che tutti i vostri problemi saranno decisamente più piccoli. Ho trovato qualcosa! Sono la vostra Grisella e vi mostrerò quali sono stati gli ultimi acquisti che andrò ad aggiungere alla mia collezione di miniature. Si è messa a fare video in cui scarta quello che ha comprato in diretta. Adesso guarda. Ho preso questo scatolone a una vendita di roba usata del municipio. Credo sia pieno di modellini di arredi urbani della città. Abbiamo una panchina, una staccionata con albero e... un libricino. Ah, ci sarà anche la biblioteca in miniatura. Ecco, l'hai visto? Cosa? Si legge a malapena, ma c'è scritto Prudence. Vuoi dire come l'antenata di Polly, Prudence Pocket? Dobbiamo informarla! Non ancora! Prima scopriamo la verità. Hai un piano in mente? Questo è il più bel giorno di tutta la mia vita! Sei sicura che vada bene? Assomiglia a chiunque tranne che a Nicholas. L'ho reso decisamente migliore. Mi preoccupo per lui. Te la senti davvero di bussare alla porta di Grisel? No, suonerò il campanello. Chissà quanti canali vedremo adesso con la tua nuova antenna! Ce ne sarà anche uno apposta per Galuschi! Come hai fatto a entrare qui? Ha trovato il codice della porta! E comunque questa non è un'antenna! Quando avrò il medaglione userò questo aggeggio per rimpicciolire tutta la città in un colpo solo! In un uovo sodo! No, grazie, lo preferisco alla Coq! Porta via quel topo prima che i suoi peli rovinino il mio macchinario, Gwen! Gigi! C'è una consegna per te! Mi ha portato il polonio che avevo ordinato! Sì, io avere prodotto che lei volere barattare! Ma entri o fa uscire tutta l'aria condizionata! Allora, lei avere il libro? Che cosa se ne fa di questo vecchio libricino? Io essere un collezionista. Probabilmente lei potrei capire cosa volere dire avere impulso inspiegabile di collezionare oggetti. Come la capisco? Tenga! Adesso mi dia il mio polonio. Vieni subito qui, Galuschi! Gwen, ti vuoi sbarazzare di quel rattaccio? Io andare via, addio! Oh, il mio piccolo e dolce topolino! Ah, polonio puro al 100%! Così il mio raggio congelante sarà... Ehi, un momento! Questo cos'è? Un panino con la mortadella! Scusa, ma non avevi chiesto a Nicholas di portartelo al tonno? A Nicholas? Stai parlando dell'amico di Polly? Sì, dovresti conoscerlo. Hai appena barattato il tuo libricino con lui. Aspetta, come? Via, 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 via! Non ci posso credere. Pensate che l'abbia scritto Prudence? E se fosse un tranello? Magari è solo una trappola. E vogliono farci cascare. Sembri paranoica almeno quanto me. Abbiamo voluto darti una mano. E siamo stati attenti a non prendere nessun rischio inutile. Ma non vi chiamate Pocket e non potete capire la responsabilità che abbiamo noi. Beh, Prudence era una Pocket. E forse ha qualcosa da insegnarci. Allora, leggiamo il libro o no? Io sono troppo curiosa. Oh, avrà scritte minuscole. Ti posso aiutare? Sempre se ti va, anche se non sono una Pocket. Non volevo essere così antipatica. Scusa. Un'amica non ha nessun problema ad accettare le scuse e se può a rendersi utile. Grazie, Shani. A chi in futuro avrà il medaglione scritto da Prudence Pocket, perché se dimentichi il passato la storia ti perseguiterà. Bello! Mi piace, è già emozionante. Ero giovane quando è cominciato il mio viaggio alla ricerca del medaglione. Ah!
capitano della guastafeste del mare, manterrò la mia promessa. Visto che hai battuto la terribile Grunwalda, voglio affidare a te la mia nave. Da quel giorno, io e il mio equipaggio abbiamo deciso di girare il mondo diffondendo gioia, pace e amore. È un antico tesoro trovato dal mio popolo. Voglio fartene dono per aver aiutato il mio villaggio. È meraviglioso. Ti ringrazio. Quello che mi affascinava di più della guastafeste del mare erano i libri che il capitano aveva collezionato durante i suoi viaggi. L'apochite è una sorgente di energia così incredibile che potrebbe cambiare il mondo. Se corrispondesse al vero, potremmo fare un'enorme differenza. Dopo molte ricerche, riuscì a scoprire una fonte di apochite nel luogo dove sarebbe sorta Littleton. L'energia poteva essere controllata da degli ingranaggi. Con il meccanismo giusto, rimpiccioliva il portatore del medaglione. L'energia dell'apochite veniva trasferita in ciò che era stato rimpicciolito. Se il medaglione veniva usato troppo, serviva altra apochite per ricaricarlo. Per essere sicura che fosse correttamente alimentato, dovevo rimanere vicino a una sorgente. Pertanto io dichiaro che questa è la città di Littleton! Sì! La mia più grande responsabilità era di proteggere l'apochite. Solo io potevo conoscerne il segreto, o i malintenzionati ne avrebbero approfittato. Non svelai a nessuno dove erano le gallerie che portavano alla sua fonte. C'è una mappa! Così ricarichiamo il medaglione! Ma poi cos'è successo a Prudence? Leggiamo il resto più tardi, c'è questo da sistemare adesso. Evviva, c'è una missione che ci aspetta! Vieni con noi, nonna. Ho quasi perso l'eredità dei Pocket una volta e non voglio che capiti ancora. Stando alla mappa, l'entrata della galleria dovrebbe essere da quella parte. E quello? Polly, tu e i tuoi amici siete stati banditi dalla biblioteca? Ecco, c'è stato un piccolo malinteso. Entreremo senza rimpicciolirci. È una nuova sfida da affrontare. Dai, Gwen, passami il congelatore! Ah! Gigi, non posso, perché a casa, sopra il frigo, è lì dentro che vivono i gelati. Non quel congelatore, ma il mio congelatore! Ti ricordi quella cosa che ti ho detto di prendere e di passarmi nel momento in cui te l'avrei chiesta? Convinta che l'avessi chiamato il congelante, un nome simile. Devi darmelo e basta! Posso aiutarla, signora? Oh, sarebbe molto gentile da parte sua. I calli mi stanno facendo impazzire. Sono grandi, quasi come delle prugne. No, troppe informazioni. Salute e benessere da quella parte. Sembra che l'ingresso sia nella sezione storia. Dove sono le marmocchie? Shh, silenzio! Dentro la biblioteca! I topi non sono ammessi! Sì, sì! Fermo! A quanto pare la mortadella che hanno messo in quel panino è una sostituta più che valida del polonio. Chissà con che cosa l'hanno fatta. Quello che cavolo!
porta è carina, ma è un po' troppo piccola per i miei gusti. Devo rimpicciolirmi. Sai che non amo sollevare questioni dolenti, ma siamo qui proprio perché il medaglione non funziona. Potere mini polli! Oh, sono venuta fin qui per deludere i miei antenati! Aspetta! Prudence ha raccontato che ogni volta che usava il medaglione assorbiva l'energia della Pochite. Probabilmente tu adesso non ne hai abbastanza, ma forse con tua nonna se vi uniste insieme. Possiamo provare. Ma ne sei convinta, Polly? Se non troviamo la Pochite alla fine della galleria, potremmo rimanere piccole per sempre. Ne sono convinta, nonna. Potere! Quando hai recuperato l'energia, torna a prendermi! Muoviti! Oh, non sei esattamente la Pocket che volevo, ma per il momento posso anche accontentarmi di te, Penelope. Sarai un'eschiccellette. Non posso usare il medaglione prima di averlo ricaricato. Sì, ingrandirsi in uno spazio piccolo è molto peggio che scoprire che non ti entrano più le tue scarpe preferite. E adesso? Siamo troppo grandi per entrare. Dobbiamo per forza aspettare che escano loro. Peccato che non siamo Galuschi. La sua taglia è perfetta. Vorrei tanto essere lui. Galuschi? Possiamo diventare amici. Senti, faccia da topo. Entra là dentro e trova Polly Pocket. Eppure tutta vera. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly diventa tascabile in un giorno incredibile. Oh, oh, eh, oh, oh. Suona giorno e notte il rock di Polly Pocket. Sogna in grande, divertiti alla grande, come Polly Pocket che sa vivere ogni istante. Suona giorno e notte il rock di Polly Pocket. Potere mini Polly. Non vi sembra di essere osservati? 9 volte su 10 poi ti imbatti in un fantasma. Guardate! È già apparso! Ci sono 3 porte uguali! È come scegliere tra gli smalti rosso fuoco, scarlatto scandaloso e cremisi fatale! 3 colori da urlo! È praticamente impossibile! Perciò la mia politica è di scegliere sempre quello di mezzo! No! Non capisci, Laila? È un test! Prudence voleva che a trovare la Pochite fosse solo chi portava il medaglione. Sentito! Per me il fantasma! Un mostro! Ah! Quello sembra l'ingranaggio che c'è all'interno del medaglione. Andiamo! Che morbido! Abbiamo superato il test. Allora, dov'è la Pochite? Attento! Come hai fatto? Avventura tra le antichissime rovine. L'avrò visto almeno 10 di volte. Prudence avrà piazzato insidie ovunque. Grazie, Shani. Credo che... Lo sospettavo, le pietre ottagonali azionano le trappole. Basta evitarle, è facile. Sicuramente, se tu vai avanti per prima. Dai, un altro test! Prudence sarebbe stata mia amica. Ecco perché detesto i topi! Hai offeso Galuschi! Chiedigli scusa! Oh.
aver usato Prudence come codice. Ad esempio, io ne avrei messo uno molto matematico, come il pi greco, 3,1415. Bla bla bla! Io scelgo sempre come password la data del mio compleanno. Laila, non sai che cosa sia la sicurezza informatica? Che idea! Certo, chi userebbe la mia data di nascita? Non pensavo alla tua, ma a quella di Prudence. È sull'albero genealogico. 5 agosto 1624. È incredibile quante cose abbia fatto Prudence. Ti stupisci? Siete imparentate, no? Siete praticamente gemelle. Ah, guardate com'è carina. Ha costruito la sua nave pirata in miniatura. Aspetta. Non può essere che con una riserva illimitata di pochite e la sua conoscenza approfondita del medaglione abbia rimpicciolito la sua vera nave? Forse sapeva come rendere le cose super piccole. Avrei detto che era inconcepibile, ma comincio a pensare che sia così. Poteri super rimpicciolenti. Quella che continuo a non vedere è la miniera di pochite. Perché dobbiamo mettere insieme i pezzi? È come se fosse un puzzle. Le librerie nascondono passaggi segreti. Se tiriamo il libro giusto. Che spettacolo, ragazzi! Caspita, che materiale luminoso! In genere non sono uno che si esalta facilmente, ma è qualcosa di incredibile! Funziona! Ah! Attenti! Sì! Oh, per tutti i brillantini colorati, medagliane di nuova attiva, evviva! Penso di aver scoperto qualcosa. Una persona conservata nella pochite. Stando al tessuto a lino misto cotone, alle cuciture fatte a mano e al taglio della camicia, oltre al teschio d'avorio molto retro sulla tracolla, direi che è qui da almeno la metà del XVII secolo. È come lo Yeti nel blocco di ghiaccio. Beh, abbigliamento a parte. Quando lo hanno scongelato, lo hanno riportato in vita. E se lo fosse anche lei? Cerchiamo di liberarla. Polly, è altamente sconsigliabile. Se un po' di pochite rimpicciolisce una persona, essere imprigionati al suo interno può riuscire a mantenerla in vita. Ti sembra... Si muove! Vorrei tanto avere la videocamera. Hola, giovani stranieri. Le vostre vesti sono piuttosto bizzarre. Parli per lei, signora. Immagino che si senta molto confusa. Oh! Potere mega! Non sembra eccessivamente confusa. Ah! È così bello poter muovere di nuovo le gambe! Voi distraetela. Ah, salve! Io sono Laila e lei invece come si chiama? Per il popolo del mare sono la terribile ingrugnita Grunwalda. Ginny, aziona le mie scarpe a ventosa. Scarpe a ventosa pronte. È rimasta immobilizzata per oltre 300 anni. No, lei non ne dimostra più di 299. Voglio sapere che crema usa per la sua pelle. Dai, è passato così tanto tempo? Non è possibile, mi sembra ieri che ero qui a inseguire Prudence. Oh, e così la conosceva. Già. Abbiamo attraversato i mari insieme e lei non si separava mai da un medaglione magico. Voleva conservare il potere tutto per sé. Non è stato difficile trovare la miniera di pochite che voleva tenere nascosta. Pensava che non parlandone con nessuno l'avrebbe protetta, ma ha trasformato lei in un facile bersaglio. No, Grunwalda, è un materiale molto instabile. Ecco qui la mia preziosa pochite. Non toccarla, ti prego. Presto, dobbiamo andarcene. Sbrigati.
La piccola Prudence, gentile e dolce come il miele, deve aver scavato nella miniera. Ma non è riuscita a trovarmi! Sei una giovane, energica furfantella, proprio come Prudence! Esatto, siamo molto simili. Sono anch'io una Pocket. Allora pagherai tutti i suoi sbagli! D'accordo, ma lasci andare loro. Questa faccenda è tra lei e noi Pocket. Oh, va bene. Tornate dalle vostre mammine. Ma anch'io sono una Pocket. E io anche. Idem! La vostra amichetta cercava di prendersi gioco di me? Ginny, porta subito il mod quad qui da me e attiva il protocollo volo fastidioso. Agli ordini, Polly. Chi ha parlato? Ah, e questo che cos'è? Da dove arriva? Oh, ha ragione. Penso che non abbia mai visto un mod quad prima d'ora. Ad un mio comando, questo velivolo, ecco, sparerà frecce avvelenate sul suo naso. Che cosa? Oh! Sì, e poi le verranno delle vesciche perenni ai piedi. E un singhiozzo destinato a non passare mai. Inoltre, le cresceranno le unghie a dismisura. Mod quad, attaccala! Oh, no! Non mi prenderai! Oh! Ridammelo subito, traditrice, che non sei altro! Ah! Dobbiamo aiutare Polly! Sì, non appena riusciremo ad evitare di essere colpiti! Ah! Sono così noiose. Perché le hanno costruite? Per obbligarci ad immaginare di poterci perdere in un libro? Che guaio, le nipoti! Ehi, hey, dove vai? Rischiato di spiaccicarmi? Ti ho presa! Addio! Ci vediamo presto, Grunwalda! Tornate subito qui, mocciosi manigoldi! Se lo scordi! Mi hai attutito la caduta? È divertente essere una Pocket onoraria. Non dovevate sacrificarvi, ma siete i migliori amici che abbia. Non potrete mai battermi! Siete troppo piccoli! È vissuta così tanto tempo in una roccia che non sa le ultime novità. Piccolo equivale a potente. Io vi schiaccio come formiche! Non deve scappare! Doppia scarica! Questo è il capitolo finale della nonna della famiglia Pocket. Lo leggiamo? Avrò bisogno di un massaggio dopo tutto questo stress. Dobbiamo andarcene da qui il prima possibile. Ma non posso lasciare che le cose di Prudence vengano distrutte. Polly, andiamo! Devo prendere il microdiario! Ah, i miei occhiali! Shani!
Lucy mi è passata tutta la vita davanti agli occhi. Ma la cosa strana è che anche senza occhiali sono riuscita a vederla. Eccolo lì. Ti ringrazio, Shani. Per cosa? Perché salvando te ho salvato me. Potere mega sull'auto! Andiamo! Non è molto distante! Siamo salvi! L'abbiamo fermata! Oh, nonna! No, Polly! È una... Sì, finalmente! Perfetto! Preparati per essere miniaturizzata, Littleton! Che bello, non vedo l'ora! Possiamo avere i popcorn? No, Gwen! Saremo nel rifugio antirimpicciolimento e ci nasconderemo per i prossimi 3 mesi, finché non sarà sicuro mettere il naso fuori. Nessuno può miniaturizzare Grisel Grande, neanche Grisel Grande. Ma i nostri piccoli amici si godranno lo spettacolo dalla prima fila. Andiamo, Gwen. Abbiamo 2 minuti prima che il macchinario entri in funzione. Non voglio commettere lo stesso sbaglio di Prudence, perciò vi chiedo aiuto. Qualche idea? Le sbarre si romperebbero con la dovuta energia. Dove possiamo trovarla? Se cadessimo da questa altezza, l'impatto con il suolo sarebbe sufficiente. Gettarmi nel vuoto non si trova in cima alla mia lista dei desideri. Se posso farlo io alla mia età, potete farlo anche voi. Insieme ci riusciremo. Uniamo le forze. Al mio 3 dobbiamo spingere tutti. 1, 2, 3! Ragazzi, devo andare io. Già! Vai e recupera il tuo medaglione. L'ho preso, guardate! Brava, ce l'hai fatta, Polly! Evviva! Non vorrei spegnere i vostri entusiasmi, ma quella geccio è ancora in funzione. La macchina di Grisel prende energia dalla pochite e non ha più bisogno del medaglione per miniaturizzare la città. Dobbiamo disattivarla! Se ha previsto qualcosa nel caso si spegnesse senza il medaglione, ma conoscendola non voglio scoprirlo. Possiamo sempre entrare e cercare di romperla dall'interno. Prudence sapeva come rendere le cose molto piccole e anche super piccole. Può darsi che... Restate qui mentre io volevo dire... Ci possiamo provare tutti insieme, se siete d'accordo anche voi. Sì! Certamente! Io ci sto. Unitisi e forti! Potere... Super Mini! Avete visto? Siamo piccolissimi! Grazie, Prudence! Super Mini e Super Fashion adesso! La tua bisnonna era un vero genio! Dai, distruggiamo quest'affare! Ah!
stato solo merito suo. Abbiamo avuto tutti una parte in questa vittoria. No! Guardatela! La dimensione Super Mini non dura! Dobbiamo uscire da qui! Non ci riesco! Sono bloccata! Io vi tengo! Non mollare! Siamo una catena umana e adesso tiriamo! Grazie, ancora. Se non fosse stato per voi... Ci ringrazi più tardi. Sono d'accordo, ora scappiamo! Va bene, uniamo tutte le mani. Potere Megapolly! Diciamo a quelle due che il loro piano non ha funzionato. Ah, penso che lo scopriranno da sole quando usciranno dal loro rifugio. Fra 3 mesi! Le Pocket sono fantastiche, a cominciare dalla mia antenata Prudence fino ad arrivare a mia nonna. Lei ha fatto ogni tipo di esperienza. Ha lavorato con la NASA, ha lottato per la parità dei diritti e per proteggere gli elefanti dai bracconieri in Africa. Le mie radici familiari mi fanno crescere forte, ma non sono l'unica cosa che mi rende migliore. Non ho potuto scegliere i miei antenati, ma ho scelto i miei grandi amici che credono in me e rendono ogni giorno più bello. Polly, io ho finito! Ho aggiunto tutte le mie conoscenze al microdiario. Grazie, nonnina, per questo e per avermi permesso di essere degna di portare il medaglione come hai fatto tu. Adesso è arrivato il tuo turno. Hai un futuro davanti e riempirai le altre pagine del libro con le tue storie che verranno tramandate. Non vedo l'ora che succeda. Adesso non ci resta che aspettare, Gwen. Presto tutta Littleton sarà miniaturizzata e ne avrò... asciugati a testa in giù, non tornerai mai più al pod tradizionale! Ah! Scontro imminente! Chiunque guida questo aggeggio lo fermi! Non preoccuparti, Shani! La settimana scorsa ho inserito ogni edificio, cartellone pubblicitario e palo del telefono nel sistema di autopilotaggio! E terminiamo alla spiaggia con stile! Le riprese saranno lo sfondo perfetto per l'annuale ballo di Littleton Magnet. E la tua chioma sarà perfetta per il presidente della commissione di ballo. Sì! Che splendore! Grazie, Laila. Siamo così brave ad organizzare le feste che sicuramente tutti si divertiranno da impazzire. Lasceremo un bel ricordo. Polly? Trasformare musi lunghi in sorrisi fa la differenza. Polly! Quello è nuovo. Mi è assurda questa storia, eppure è tutta vera. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly diventò tascabile in un giorno incredibile. Oh, oh, eh, oh, oh. Suona giorno e notte il rock di Polly Pocket. Sogna in grande, divertiti alla grande, come Polly Pocket che sa vivere ogni istante. Suona giorno e notte il rock di Polly Pocket. Potere Mini Polly. Piano adesso, dobbiamo calarci molto lentamente, come se... Coraggio, oscilliamo! Metri di
scivolate e neanche una ciocca fuori posto. Adoro la mia nuova lacca! Potere Mega Polly! Non è malmesso. Tornerà nuova in men che non si dica. A meno che tu non intenda immediatamente, ci serve un altro mezzo. Sì, la riunione del comitato organizzatore comincia tra 4 minuti e non possiamo mancare per nessuna ragione. Potere Mini Polly! Non riuscirò mai a vincere queste elezioni e se non diventerò sindaco non potrò fare una legge che impone a Polly Pocket di cedermi il suo medaglione. Oh, non è vero che è stato inutile. A me il tuo comizio è piaciuto un sacco. Tu eri l'unica presente. Sono l'ammiratrice numero uno di Bonnie Bay. Vota per lei se furbo sei. Ti prego, il giornale dice che sono sotto di ben 40 punti. Il vecchio sindaco BB Kiss era praticamente la vittoria in pugno. Sai che conquista la gente e ottiene sempre una montagna di voti, Polly. A scuola è riuscita a farsi eleggere presidente del comitato del ballo. Anch'io ho votato per lei. Ah, che cosa dovrei fare? Chiedere a quella piccola insopportabile arrivista di gestire la mia campagna elettorale? Certo, ma è una grande idea! Farò in modo che prenda lei in mano la situazione, così sarò di nuovo in corsa per la vittoria! Bello, bello, bello! Gwen, va a scuola e vedi di scoprire che vuole quella marmocchia. Ci deve essere pur qualcosa che possiamo usare per allettarla. Lascia fare a me, Gigi! La riunione del comitato del ballo di Littleton può avere inizio. Manca il signor Huffman. Non possiamo cominciare senza di lui. Guardate qui! Ecco! Alcune mie semplici idee per le decorazioni. Che cosa facevi? Ecco, ovviamente non spiavo Polly. Invece tu cosa facevi, Nicholas Wells? Niente. Ci vediamo. Siamo tutte d'accordo che il tema sarà una notte da ricordare? Certo! L'unico problema, secondo me, è la location. Rinuncerei allo smalto fluo per un anno se avessimo un locale migliore di quella orripilante vecchia palestra. A noi servirebbe un posto incantevole, molto elegante, da favola e che non puzzi di calzini sudati. Signor Huffman, abbiamo il tema della serata e Laila ha avuto delle ottime idee. Ottimo, ho una novità. Aggiungo una persona al comitato. Nicholas. La prego, signor Huffman. La punizione non è commisurata al reato. Devi fare altre attività extrascolastiche, oltre a quella di ficcare il naso nell'ufficio del preside mondo. Lei lo chiama ficcare il naso, ma per me è mettermi sulle tracce di un fantasma. E ora risponda, il preside di questa scuola nasconde un fantasma nel suo ufficio? Niente video interviste qui dentro!
Se il mio programma non va in diretta streaming, come fanno gli abitanti di Littleton a tenersi aggiornati sull'inspiegabile, sul paranormale, sul soprannaturale? Se la smettessi di sprecare il tuo talento in sciocchezze, potresti combinare qualcosa di buono nella vita. Non sono sciocchezze. Capitano fenomeni molto strani in città. Ci crederò solo quando li vedrò. Buona fortuna, ragazzo. Beh, benvenuto nel CBLM, Nicholas. Puoi tradurre? Comitato Ballo di Littleton Magnet, CBLM. CBLM. Sembra il richiamo d'amore del Logopogo, il mostro del lago Kanagan. Solo una coincidenza? Ma, signor Hoffman, il regolamento dice che non si può aggiungere nessuno senza... Votare! Siete tutte a favore dell'inserimento di Nicholas nel comitato? Ragazze, se non rispondete di sì, il ballo di quest'anno salterà. Sì! Ah, tu che cosa voti, bellezza? Ai, ai, ai. Gigi! Ah, Gwen! La mia perfetta grande Bill non è più perfetta. Scusami, ma devo dirti una cosa molto importante su Polly. Hai delle novità? Dai, sputa il rospo, ragazza. Ero nella biblioteca della scuola e la stavo spiando. Parlava del prossimo ballo. Quando ho sbattuto la testa contro quella di Nicholas e poi... Taglia corto! Vuoi che tagli i capelli? Ci ho messo tanto a farli crescere. Oh, devo raccontare più velocemente. Certo, adesso ho capito. Allora sono corsa qui, ho detto Gigi e poi tu hai detto oh. Potresti tornare a parlare di Polly Pocket. Ah, va bene. Non vogliono che il ballo si faccia in palestra. Per le ragazze il posto deve essere elegante. Come... ad esempio la sala del municipio. Prendi parrucca, giacca e pantaloni, ho una lezione da vincere. Quella marmocchia mi darà una mano a preparare la sua stessa trappola. Ecco qua, Gigi. Sono la vostra Bonnie Bane e intendo rendere Littleton semplicemente perfetta. Oh! Ci sarà una gelateria ad ogni angolo di strada! No, Gwen! Quello che voglio fare è rimpicciolire tutti i suoi abitanti. Così potrò avere la città meravigliosamente vuota solo per me e godermi i miei futuri anni d'oro come unico capo supremo di Grandville! E per riuscirci, devo soltanto tenere la gente dentro i confini della città finché non potrò usare il medaglione per miniaturizzare tutti ed averli sotto il mio potere! Oh, che bolla gigante! Hai visto? Nessun estraneo sarà più una minaccia per me, mentre i miei minuscoli abitanti saranno ermeticamente rinchiusi nella loro minuscola e confortevole cittadina di Grandville! Oh, Gigi, sei così malvagia! Ah, sì! Per questo resto sempre e comunque la migliore. Dai, ridiamocela! Ancora più forte, più forte! E basta! La canzone che introduce il comitato del ballo deve scatenare una valanga di applausi quando saliremo sul palco! Ecco a voi le straordinarie organizzatrici Laila, Shani e Polly! E Nicholas? Deve per forza salire sul palco con noi, stonerebbe completamente. Dai, a me non dispiace. Se non fosse per il suo vlog non avrei mai saputo del misterioso mostro della palude di Littleton. Shani, in città non ci sono paludi. Ecco perché la cosa è misteriosa. Sentite, non possiamo rimpicciolirci con quel ficcanaso in giro. Ehi, ho preparato il menù. Volevo che lo aveste nel caso non tornassi dopo le ricerche sui tartamostri radioattivi nelle gallerie di Littleton. Interessante! Per favore, non esistono esseri chiamati tartamostri. Se è per questo in città non esistono neanche le gallerie. Scommettiamo. Ecco qui l'ingresso. Costruite all'inizio del XX secolo dall'eccentrico e nevrotico miliardario Malcolm Moneyweather come rifugio antiatomico, possono servire come via di fuga nell'eventualità di un'invasione aliena. Che c'è? La trovo un'ottima idea. Si estendono per chilometri nel sottosuolo. C'è un'entrata vicino a casa mia, per questo le ho scoperte. Moneyweather le ha sempre tenute nascoste. Andiamo! Prego, dopo di te. Grazie, io passo. Non ho le scarpe adatte per esplorare le gallerie sotterranee. Non mi puoi lasciare qui da sola!
fosse uno degli animali di Moneyweather. Dai, è ridicolo. Capisco che voi normali non credete se non vedete. No, non posso crederci. Ecco perché registra i video. Non posso credere che mi consideri normale. Oh, che orrore! Se riuscirò a filmare il tartamostro per il mio canale, tutti al mondo sapranno che esiste. Se c'è qualche mistero, Nicholas Wells non se lo fa scappare. Vieni, scappiamo! Voi andate pure. Se non dovessi farcela, di a mia madre che... deve esportare il video in MP4 e caricarlo in alta definizione. Aspettate, adesso prendo l'auto. Potere mini polli. Sbrighiamoci. Nicholas! Che c'è? No! Sei sopravvissuto! Ma mi spieghi come hai fatto a... Ah, c'è un'altra uscita là dietro. Allora, sei riuscito a vedere il tartamostro? Nah, c'erano sei topi che si litigavano una pizza. Volete? Ti prego, no! La tengo per cercare il DNA del mostro. Beh, è stato bello, ma devo tornare a casa per cena. Per cena? Sono le 3:30. Sì, ma ci metto una vita. C'è solamente un autobus che arriva in periferia, lento come una lumaca. Oh, abiti a chilometri dal centro commerciale, come fai a vivere? Mia madre ama stare in mezzo al nulla. Inoltre, è il posto perfetto per avvistare gli UFO. Beh, au revoir. Aspetta, quella parola non significa ciao. E anche arrivederci. Capito. Beh, alla prossima allora. 101 consigli per vincere un'elezione. Però quelle gallerie erano interessanti. Se solo fossero state un po' più pulite, con molto meno profumo di eau de fogne. E non sottoterra. Dai il gelato gratis a tutto il popolo e lascia che la tua adorata nipotina ne mangi fino a scoppiare. Passami il bavone! No! No! Ci scusi, lei è quella del manifesto elettorale? Come hai usato far... No, certo, sono io in persona, Bonnie Bane. E tu devi essere la piccola marmò... Oh, Polly! Ho saputo che stai organizzando il ballo di quest'anno. Sì, esattamente. E chi può averglielo detto? Ah, ragazze, si sa che un politico non rivela mai le sue fonti. E se verrò eletta sindaco di questa città, vi garantisco fin d'ora che non userete la palestra per la festa, ma potrete utilizzare niente poco di meno che la sala del municipio. Oh. Che meraviglia! È quella con i pavimenti di marmo, le arcate vertiginose e controforti, lo giuro! Mi ha sempre fatto letteralmente impazzire! È molto gentile da parte sua, signora Bane. Oh, la vostra festa sarà davvero un sogno! Ammesso che mi aiutiate a vincere le elezioni, perché una mano lava l'altra e con la mia ruberò il tuo medaglione. Aspetta, cancella l'ultima frase! Oh, affare fatto! Conti pure su di noi! State vedendo i misteri di Nicholas e ho delle novità da raccontarvi. Penso seriamente che le tre ragazze si comportino in modo strano. Di colpo arrivano in classe, ma poi in un attimo, boom, spariscono. Perciò ho un grande mistero da risolvere. Dunque, sopralluogo alla location della festa? Fatto! Ehi! Nessuno mi ha avvertito di questo cambiamento! Layla non ti ha scritto un messaggio? Ha detto a Shani di farlo? Nel tuo SMS c'erano una ragazza che balla e tre faccine! Già! Appunto, più chiaro di così! Ehi, in quel quadro ci sei anche tu! Oh? Oh! Quella è la mia bis nonna Prudence! È stata una delle fondatrici di Littleton e anche di questo bel edificio! Perciò quel medaglione è una specie di... Oh, di niente! È solo un vecchio cimelio. Fine della storia. Solo roba antica! Decisamente fuori moda! Beh, se vogliamo che la signora Bane diventi sindaco, dobbiamo metterci al lavoro. Come teniamo nascosto il tuo segreto con quel ficcanaso tra i piedi? Nicholas, tu distribuisci questi, noi pensiamo a tutto il resto. Abbiamo i volantini!
Adesso il cappellino! Quello dove lo ha preso? Non sono affari tuoi! Esci subito dal mio giardino! Volevo solo... Ottimo lavoro! Allora, i palloncini stanno meglio qui o qui? E il colore della tovaglia deve per forza richiamare le sfumature del marmo! Non farei tante scene per una tovaglia. Non è quello! È quello! Oh, la tana di un mus musculus! O anche topo domestico! Un ratto del municipio! Oh! Laila, sei una disegnatrice di moda! Riuscirai a nasconderlo? Ah, sicuramente! Un po' di tulle, qualche fiocco colorato e voilà! Shh, danno i risultati! Bene, le schede sono state scrutinate e Bonnie Bane è il nuovo sindaco. Colleghiamoci in diretta con il municipio. Oh, grazie a tutti, vi ringrazio, cittadini di Littleton. Non potete immaginare quanto significhi per me avere la vostra fiducia e quanto potrò fare per rimpicciolire i problemi a voi. Adesso devo mettermi al lavoro. Gwen, dove sei? Eccomi, sono qui! Quest'uomo non vuole mollare la poltrona! Ma io sono il sindaco Bibi Kisser! Non puoi intrufolarsi nel mio ufficio e fare... Adesso è mio il municipio e lei? Smamma! Perché ha perso? Io sono il nuovo sindaco e faccio ciò che mi pare! Andiamo, assistente del sindaco! Metà dei cittadini sarà qui venerdì sera per il ballo organizzato da quelle tre insopportabili marmocchie. E io farò di tutto perché sia una festa indimenticabile. Polly! Laila! Siamo qui, Shani! Dovete assolutamente, anzi, assolutamentissimamente... Potere megafondi! Sì, si tratta di Nicholas. Non dirmelo, indossa di nuovo quella maglietta da secchione. No, stavo guardando il suo canale web e guardate. Come dico sempre, quando succedono cose strane, Nicholas Wells è sul pezzo. Infatti eccomi qui. Mi manca tanto così per risolvere il caso delle ragazze che rimpiccioliscono. Bene, date un po' un'occhiata. Non è incredibile? Oh, è appena arrivato un commento da Fantasmino 7. Che ridere, è solo una bufala. Davvero? Allora, mio caro Fantasmino e tutti quelli normali e scettici proprio come te, vi farò ricredere. Questo venerdì sera filmerò in diretta la prova che quello che dico è la pura verità. Nessun trucco, nessun effetto speciale, nessun inganno. Sintonizzatevi sul mio canale per una delle più grandi rivelazioni della storia. Mi ha scoperto. Va bene, quel ragazzo sa tutto, ma quanto vuoi che sia popolare online? Già, ha ricevuto solo 6.300. L'idea del ballo nella sala del municipio piace a tutti. Come butta, mie belle amiche? Ho fatto la prova in classe di arti culinarie e direi che... Aspetta! Abbiamo spiegato al signor Huffman quanto ci sei stato utile e la tua punizione è ufficialmente finita. Non fai più parte del comitato del ballo. Perciò ciao, super ficca naso! Mi hai detto ciao, ho capito bene? Esatto! Allora... dobbiamo ricontattare il fotografo, prendere il ghiaccio, ricontattare il DJ... Hey, Pocket! Nicholas! Ma cosa ci fa lui qui? Tuo padre mi ha detto dove eri. Senti, io lo so che non faccio più parte del comitato del ballo, ma mi piacerebbe lo stesso. Eh? C'è nessuno? Se cercassi le prove di una ragazza che rimpicciolisce, dove guarderei? Ah! Tutta vera, oh oh, eh oh oh, Polly diventò tascabile, il giorno incredibile, oh oh, eh oh oh,
potere mini polli! Dobbiamo fermarlo. Se ci vede in questo momento, avrà le prove che sta cercando. Andiamo, passeremo dall'esterno. Rientriamo dalla stanza di Paz. Potere mega polli! Ci deve essere una prova. Ehi! Ciao! Siete proprio le fanciulle che cercavo. So che il signor Huffman pensa che abbia lavorato così bene nel comitato da togliermi la punizione, ma non voglio mollare. Vi aiuterò comunque. Vuole aiutare se stessa a svelare il tuo potere al mondo intero. Nicholas, non abbiamo bisogno che tu ci dia una mano. Lasciaci lavorare in pace. Oh, d'accordo. Non è la prima volta che mi snobbano. Ma vengo a scuola con voi e seguiamo le lezioni insieme. Non posso stare lontano da te e dalle tue amiche, indipendentemente da quello che voglio scoprire. E adesso come facciamo a usare il medaglione? Già, Nicholas ci può spiare come quando vuole. Oh, perché non lo ipnotizziamo? Così dimentica tutto quello che ha visto. Beh, se non ci rimpiccioliamo non corriamo pericoli. E se venerdì sera la sua diretta sarà un fiasco, tutti penseranno che si inventa le cose. Perciò durante il ballo non dobbiamo rimpicciolirci. Ah, guardate che meraviglia! Sarà un successo! Un allestimento eccezionale! Shani, raddoppia il tulle davanti alla... tana del topo. Deve essere così coperta da darmi l'idea che sia esistita solo nella mia immaginazione. Sbrighiamoci, non ho tempo da perdere! A dire il vero, questo è il tuo unico impegno fino alla sera del ballo. Che ci fa qui una statua gigantesca del sindaco Bane? Ma non era tra le decorazioni che avevo scelto? È una piccola sorpresa che ho fatto preparare per la sera del ballo. Non dovete ringraziarmi! E ho detto per caso che può riposarsi? Ma sindaco Bane, io... Passami subito la mia ordinanza. Ecco la vostra altezza. Ah, vostra altezza, mi piace. Con decreto del sindaco Bane si stabilisce che tutti debbano obbedire a qualunque sua istruzione, senza lamentarsi, se no la punizione sarà severa e immediata. Fatta, è legge. Gli ordini, sindaco. Deve essersi alzata con il piede sbagliato stamattina. Il suo modo così prepotente di parlare mi ricorda... Non vi dovete preoccupare. I sindaci sono così. Lei è d'accordo con me, agente? Oh, sì, certo, assolutamente. E adesso, ragazze, non dovreste andare a prepararvi. Voglio che siate perfette per la mia... Volevo dire, la vostra grandiosa serata. Splendore, maestosa macchina e mia immagine. Oh, non sei... Salve! Marmocchie! Come osate arrivare alle spalle del sindaco? È Grisel! Codice Cesarino! Fate un altro passo e sono pronta a lanciare la bolla su Littleton! La bolla? Esattamente, così l'intera città verrà sigillata in modo impenetrabile! Che cosa? D'accordo, non andremo da nessuna parte, ma lei posi quel telecomando. Littleton diventerà tutta mia! Salve, cittadini! Stiamo provando un sistema di emergenza a bolla per la vostra sicurezza. Non c'è nulla di cui allarmarsi. È un test per la vostra salvaguardia e tra poco sarà completato. Non c'è altro? Ciao, mamma! Ci vediamo dopo il ballo! Che cosa sta succedendo in questa dimensione spazio-tempo? Non è affatto un test, è una cosa reale, ma devo tenere la gente calma finché non la rimpicciolisco. Potere mini polli!
rossa scontata. Gwen, fase 2! Sì, capo. Che odore è questo? Ah, non lo so, ma di colpo mi sento terribilmente assonnata. Spruzza ancora l'estratto soporifero di lavanda. Benvenuti a bordo del treno del sonno. Era soltanto un sogno. Ciao, Pocket. Ma che cosa? Non avrai per caso perso questo? Il medaglione! Non può comportarsi così. Posso e come? Perché sono il sindaco e questa sera diventerò anche l'unica padrona assoluta della città di Grandeville. A quel punto potrò sul serio fare tutto quello che voglio. Statene buona lì dentro. Adesso devo andare al ballo a incontrare i cittadini di Littleton e rimpicciolirli. Tornerò presto, ma per essere sicura che tu non faccia sciocchezze... Molly! Laila! Shani! Oh no! Gwen, ora tocca a te! Il tuo compito è di tenere d'occhio queste due! Ah, siete le mie nuove amiche in barattolo! Allora, Shani e Laila non possono aiutarmi. Potrei chiamare mia nonna, ma è dall'altra parte del mondo e prima del suo arrivo tutti in città sarebbero già rimpiccioliti. Nicholas è l'unico, a parte loro, che sospetta che io abbia dei poteri particolari, ma è bloccato all'esterno. Le gallerie di Littleton si estendono per chilometri nel sottosuolo. C'è anche un'entrata vicino a casa mia. L'ingresso dovrebbe essere qui. Sempre che Grisel non lo conosca. Ah, se chiedo a Nicholas di aiutarmi mentre sono minuscola, il mondo intero verrà a sapere del medaglione. Ma se decido di non chiamarlo, tutta Littleton verrà rimpicciolita. Ah, svelare il segreto, salvare la città. Ciao, sono io. Non ho risposto. Sai che cosa fare. Nicholas, ciao, sono Polly. Ascoltami. Lo so che sono stata antipatica con te e ti chiedo scusa. Il fatto è che avevi ragione su di me e ho avuto paura. Se accetti di aiutarmi, ti farò vedere come funziona. Potrai raccontare di me, del potere del medaglione e delle ragazze che rimpiccioliscono in diretta sul tuo canale e la gente saprà che le tue teorie sul paranormale sono vere. Adesso, seguimi attentamente. Sembrava molto meno doloroso nei film. Ora vediamo dove potrebbe essere. Nicholas, da questa parte! Wow! Allora è vero! Così hai sentito il mio messaggio? No, ho trovato casualmente il modo di arrivare qui. Ok, non è il momento per il sarcasmo. È che non mi ero mai imbattuto in un fenomeno soprannaturale ed ero convinto che sarei stato freddo e razionale, ma non mi sto comportando esattamente come avevo... Nicholas, adesso premi quel pulsante! Devo prenderti in mano. Muoviamoci, dobbiamo salvare Littleton. Ci sei? Terra chiama Nicholas. Ho appena ricevuto un ordine da una minuscola ragazza che ha indubbiamente il potere di... Au! Di pizzicarti e di farti tornare alla realtà perché dobbiamo risolvere un grosso problema. Niente del genere, Sindaco Bane. È una bolla di protezione all'avanguardia e siete fortunati che sia riuscita a procurarla per la nostra grande piccola città. E dopo questo test tutto tornerà normale, anzi meglio di prima. La sua giovane figlia Samantha sarà perfettamente al sicuro qui durante il ballo. D'accordo, saprà il fatto suo. Del resto lei è sindaco. Allora, dobbiamo entrare nel municipio, prendere il mio medaglione, salvare Shani e Laila. Salviamo anche Laila, è necessario. Certo. Poi distruggeremo quella bolla e cacceremo il finto sindaco. Solamente questo? Speravo in qualcosa di più impegnativo. Wow! Ok, ok. Venite, venite questa sera. Farete le ore piccole e vi divertirete come mai in vita vostra. Vado a cercare Shani e Laila. Tu convinci i cittadini di Littleton a ribellarsi al sindaco farlocco. Dimmi, come dovrei fare secondo te?
Hai una marea di persone che ti segue online e che aspetta il tuo racconto della serata. È arrivato il momento di dare inizio alla tua diretta speciale. Allora hai visto il mio video? Come ti è sembrato? Beh, a parte dove spiattagli ai 420 il mio importante segreto, non era niente male. La rivoluzione deve cominciare adesso, subito, ricordi? Oh, certo, sono pronto. Ed è così che mi è caduto un dente giocando a palla prigioniera. Le mie nuove amiche nel barattolo sono delle ottime ascoltatrici. Signorina Gwen, c'è un pacco indirizzato a lei al pian terreno. Davvero? Polly! Sei salva! Andiamo! Adesso dobbiamo fermare Grisel. Parte la diretta fra 3, 2, 1... Ehi, amanti dei misteri di Nicholas, siete pronti a rimanere stupiti? Allora comincerò con il presentarvi Grisel Grande. Ah, mi scusi il disturbo, signora Grande. Sì, cosa vuoi, ragazzo? Sentito, non è il nuovo sindaco Bonnie Bane, è la famigerata Grisel Grande! Dammi quel cellulare! Oh, se mi state guardando, venite immediatamente al municipio! Dobbiamo fermare questa imbrogliona! Eccola, è laggiù! E come facciamo? Hai in mente un piano? Intanto potremmo bloccare la nostra festa. Ci deve essere una maniera. Eccola! È il momento di far piovere sulla pista da ballo. Polly, dove sei? Allarme, c'è il ficcanaso! Ah, quell'impiccione che... Tranquille, va tutto bene. Ci aiuta! Consegnami subito la registrazione! D'accordo, come vuole. Cancellerò quel video. Mi dia solo un secondo. Ah, no, non è questo. Qui c'è il mio gatto in pigiama che suona il piano con le zampe. Basta, dammi il cellulare! C'era una sola possibilità di successo, invece... Gigi, le scale! Ah, no, da quella parte! Circondiamole! Nick! Prendici! Cavoli! Wow! Dobbiamo uscire prima che Grisel combini qualcosa di peggio! Potere Mega Polly! Andiamo! Proceda con la chiusura totale del municipio! Non hai più nessuna via di fuga, Polly Pocket! Prudence! Laila, dov'è la tana del topo? Sinceramente non mi sembra che sia il momento di preoccuparsi dei ratti. Prudence aveva il medaglione e ha fatto costruire questo edificio. Se fossi stata al suo posto avrei previsto anche un accesso minuscolo. E infatti nella tua camera non manca. Nicholas afferra la mano di Laila. Come? Perché? Ah! Potere mini polli! Seguitemi! Presto, entriamo! Non vi sfuggirete! La parola del giorno è... Attenzione! Dobbiamo trovare la via d'uscita! Che emozione! Sembra di essere in I guerrieri del tunnel spaziale! Ho le scarpe meno adatte per camminare in un piccolo passaggio segreto! Ah, da quale parte staranno andando? Aspetta, sento qualcosa! E il suono è quello... della mia voce che sta parlando. Ah!
Almeno Grisel ha smesso. Laila, hai per caso dei fili? È ovvio! Sei sicura che sia una buona idea? Sono il sindaco e faccio tutto quello che voglio! Guardate! Può essere la porta che ha fatto mettere Prudence! Grisel sta facendo le cose in grande! Adesso come la fermiamo? La gente l'ha eletta sindaco e la gente dovrà cacciarla. Voi riunite tutti i cittadini di Littleton mentre io disattiverò la bolla. Da sola? Dai, ragiona, potrebbe essere molto pericoloso. Lo so, ma sono la ragazza con il medaglione ed è compito mio salvare la città. Quale mani? Potere Megapolly su Laila, Shani e Nicholas! Mi dispiace, signora, ma il sindaco ha vietato i cani. Agente, Bonnie Bane non è il sindaco, è un imbrogliona. Non penso che dovremmo parlare di lei in questo modo. Rischiamo che ci sbatta in prigione. Non può farlo se non ne avrà l'autorità. Dobbiamo ribellarci. Marciamo verso il municipio. Oh, è bello vedere che le nuove generazioni sono preparate in educazione civica e la ragazza non ha tutti i torti. Andiamo! E poi non si chiama nemmeno Bonnie Bane! Quella manipolatrice ci ha mentito! Dobbiamo protestare immediatamente davanti al municipio! Vogliamo essere! Ho un ballo da sorvegliare! O i ragazzi diventeranno ingestibili! Eccole lassù, Gigi! Sei arrivata al capolinea, Pocket! Adesso dammi il medaglione! Se non posso disattivare la bolla, posso sempre tentare di deviarla! Mi serve una superficie riflettente per riuscirci! Sì! Ingrandisciti, medaglione! Noi vogliamo entrare! Togliete immediatamente la bolla! Abbasso il sindaco Bane! Togliete immediatamente la bolla! Abbasso il sindaco Bane! Ah, siamo bloccate! Beh, per ogni emergenza porto sempre con me un barattolo di fagioli! Fammi uscire! Vuoi uscire da questa bolla? Ci penso io con il telecomando! No! Adesso mi rilassi! Ma che ci faccio le cose! Siamo alla resa dei conti! Vergogni! Smettila di gozzarti di fagioli! Aiutami! Sono il vostro sindaco! Non potete ribellarvi contro di me! Anche perché ho un ottimo avvocato! Senti, Gigi! Vuoi portare i fagioli con te dovunque tu vada? Ce l'abbiamo fatta! Già, per fortuna è finita. Ah, e senza un capello in disordine. Allora, come vuoi divulgare la tua grande notizia? Devo rimpicciolirmi e tornare normale mentre mi filmi o cosa? Polly, con quel medaglione tu hai salvato l'intera città da Grisel. Eri l'unica sufficientemente coraggiosa, intelligente e pazza da poterlo fare. Non darò in pasto a tutti il tuo segreto. Grazie, Nick. Ti devo un favore. Ma se dovessi venire a conoscenza di qualche fenomeno strano, che so, un attacco di fantasmi in miniatura o un'infestazione di minuscoli kraken, voglio lo scoop. Beh, certo, dopo aver salvato il mondo. Hola, Nicholas! È spagnolo, vuol dire ciao. Muoviti, entra. Grisel Grande è stata accusata di frode e condannata a fare lavori socialmente utili. A quanto pare l'unica cosa su cui non ha mentito è che ha davvero un ottimo avvocato. Prometti, Nicholas Wells, di mantenere il mio segreto? Sì, proteggerò il medaglione e non rivelerò a nessuno i suoi poteri. Penso che anche una persona piccola possa fare un'enorme differenza.
averle asciugate a testa in giù, non tornerai mai più al pan tradizionale! Ah! Scontro imminente! Chiunque guida questo aggeggio lo fermi! Non preoccuparti, Shani! La settimana scorsa ho inserito ogni edificio, cartellone pubblicitario e palo del telefono nel sistema di autopilotaggio! E terminiamo il nostro viaggio con stile! Le riprese saranno lo sfondo perfetto per l'annuale ballo di Littleton Magnet. E la tua chioma sarà perfetta per il presidente della commissione di ballo. Sì! Che splendore! Grazie, Laila. Siamo così brave ad organizzare le feste che sicuramente tutti si divertiranno da impazzire. Lasceremo un bel ricordo. Polly? Trasformare musi lunghi in sorrisi fa la differenza. Polly! Quello è nuovo. È assurda questa storia, eppure è tutta vera. Oh, 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 oh. Polly diventa intascabile in un giorno incredibile. Oh, 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 oh. Suona giorno e notte il rock di Polly Pocket. Sogna in grande, divertiti alla grande, come Polly Pocket che sa vivere ogni istante. Suona giorno e notte il rock di Polly Pocket. Potere mini Polly. Adesso dobbiamo calarci molto lentamente, come se... Coraggio, oscilliamo! Metri di scivolate e neanche una ciocca fuori posto! Adoro la mia nuova lacca! Potere Mega Polly! Non è malmesso. Tornerà nuova in men che non si dica. A meno che tu non intenda immediatamente, ci serve un altro mezzo. Sì, la riunione del comitato organizzatore comincia tra 4 minuti e non possiamo mancare per nessuna ragione. Potere Mini Polly! Inutile, non riuscirò mai a vincere queste elezioni e se non diventerò sindaco non potrò fare una legge che impone a Polly Pocket di cedermi il suo medaglione. Oh, non è vero che è stato inutile. A me il tuo comizio è piaciuto un sacco. Tu eri l'unica presente. Sono l'ammiratrice numero uno di Bonnie Bay. Vota per lei se furbo sei. Ti prego, il giornale dice che sono sotto di ben 40 punti. Il vecchio sindaco Bibi Kiss era praticamente la vittoria in pugno. Sai che conquista la gente e ottiene sempre una montagna di voti, Polly. A scuola è riuscita a farsi eleggere presidente del comitato del ballo. Anch'io ho votato per lei. Ah, che cosa dovrei fare? Chiedere a quella piccola insopportabile arrivista di gestire la mia campagna elettorale? Certo, ma è una grande idea! Farò in modo che prenda lei in mano la situazione, così sarò di nuovo in corsa per la vittoria! Bello, bello, bello! Gwen, va a scuola e vedi di scoprire che vuole quella marmocchia.
Ci deve essere pur qualcosa che possiamo usare per allettarla. Lascia fare a me, Gigi. La riunione del comitato del ballo di Littleton può avere inizio. Manca il signor Huffman. Non possiamo cominciare senza di lui. Guardate qui! Ecco! Alcune mie semplici idee per le decorazioni. Che cosa facevi? Ecco, ovviamente non spiavo Polly. Invece tu cosa facevi, Nicholas Wells? Niente. Ci vediamo. Siamo tutte d'accordo che il tema sarà una notte da ricordare? Certo! L'unico problema, secondo me, è la location. Rinuncerei allo smalto fluo per un anno se avessimo un locale migliore di quella orripilante vecchia palestra. A noi servirebbe un posto incantevole, molto elegante, da favola e che non puzzi di calzini sudati. Signor Huffman, abbiamo il tema della serata e Laila ha avuto delle ottime idee. Ottimo, ho una novità. Aggiungo una persona al comitato. Nicholas. La prego, signor Huffman. La punizione non è commisurata al reato. Devi fare altre attività extrascolastiche, oltre a quella di ficcare il naso nell'ufficio del preside mondo. Lei lo chiama ficcare il naso, ma per me è mettermi sulle tracce di un fantasma. E ora risponda, il preside di questa scuola nasconde un fantasma nel suo ufficio? Niente video interviste qui dentro! Se il mio programma non va in diretta streaming, come fanno gli abitanti di Littleton a tenersi aggiornati sull'inspiegabile, sul paranormale, sul soprannaturale? Se la smettessi di sprecare il tuo talento in sciocchezze, potresti combinare qualcosa di buono nella vita. Non sono sciocchezze. Capitano fenomeni molto strani in città. Ci crederò solo quando li vedrò. Buona fortuna, ragazzo. Beh, benvenuto nel CBLM, Nicholas. Puoi tradurre? Comitato Ballo di Littleton Magnet, CBLM. CBLM. Sembra il richiamo d'amore del Logopogo, il mostro del lago Kanagan. Solo una coincidenza? Ma, signor Huffman, il regolamento dice che non si può aggiungere nessuno senza... Votare! Siete tutte a favore dell'inserimento di Nicholas nel comitato? Ragazze, se non rispondete di sì, il ballo di quest'anno salterà. Sì! Tu che cosa voti, bellezza? Ai, ai, ai. Gigi! Gwen! La mia perfetta grande Bill non è più perfetta. Scusami, ma devo dirti una cosa molto importante su Polly. Hai delle novità? Dai, sputa il rospo, ragazza. Ero nella biblioteca della scuola e la stavo spiando. Parlava del prossimo ballo. Quando ho sbattuto la testa contro quella di Nicholas e poi... Taglia corto! Vuoi che tagli i capelli? Ci ho messo tanto a farli crescere. Oh, devo raccontare più velocemente. Certo, adesso ho capito. Allora sono corsa qui, ho detto Gigi e poi tu hai detto... Oh, potresti tornare a parlare di Polly Pocket! Va bene, non vogliono che il ballo si faccia in palestra. Per le ragazze il posto deve essere elegante. Come... ad esempio la sala del municipio. Prendi parrucca, giacca e pantaloni, ho una lezione da vincere. Quella marmocchia mi darà una mano a preparare la sua stessa trappola. Ecco qua, Gigi. Sono la vostra Bonnie Bane e intendo rendere Littleton semplicemente perfetta. Oh! Ci sarà una gelateria ad ogni angolo di strada? No, Gwen. Quello che voglio fare è rimpicciolire tutti i suoi abitanti. Così potrò avere la città meravigliosamente vuota solo per me e godermi i miei futuri anni d'oro come unico capo supremo di Grandeville. E
E per riuscirci devo soltanto tenere la gente dentro i confini della città finché non potrò usare il medaglione per miniaturizzare tutti ed averli sotto il mio potere. Oh, che bolla gigante! Hai visto? Nessun estraneo sarà più una minaccia per me, mentre i miei minuscoli abitanti saranno ermeticamente rinchiusi nella loro minuscola e confortevole cittadina di Grandeville. Oh, Gigi, sei così malvagia! Ah, sì, per questo resto sempre comunque la migliore. Dai, ridiamocela! Guarda, più forte, più forte! E basta! La canzone che introduce il comitato del ballo deve scatenare una valanga di applausi quando saliremo sul palco. Ecco a voi le straordinarie organizzatrici Laila, Shani e Polly! E Nicholas? Oh, deve per forza salire sul palco con noi, stonerebbe completamente. Dai, a me non dispiace. Se non fosse per il suo vlog non avrei mai saputo del misterioso mostro della palude di Littleton. Shani, in città non ci sono paludi. Ecco perché la cosa è misteriosa. Sentite, non possiamo rimpicciolirci con quel ficcanaso in giro. Ehi, ho preparato il menù. Volevo che lo aveste nel caso non tornassi dopo le ricerche sui tartamostri radioattivi nelle gallerie di Littleton. Interessante. Per favore, non esistono esseri chiamati tartamostri. Se è per questo in città non esistono neanche le gallerie. Scommettiamo. Ecco qui l'ingresso. Costruite all'inizio del XX secolo dall'eccentrico e nevrotico miliardario Malcolm Moneyweather come rifugio antiatomico, possono servire come via di fuga nell'eventualità di un'invasione aliena. Che c'è? La trovo un'ottima idea. Si estendono per chilometri nel sottosuolo. C'è un'entrata vicino a casa mia, per questo le ho scoperte. Moneyweather le ha sempre tenute nascoste. Andiamo! Prego, dopo di te. Grazie, io passo. Non ho le scarpe adatte per esplorare le gallerie sotterranee. Oh, non mi puoi lasciare qui da sola! Dicono che il tartamostro fosse uno degli animali di Moneyweather. Dai, è ridicolo! Capisco che voi normali non credete se non vedete. No, non posso crederci. Ecco perché registra i video. Non posso credere che mi consideri normale. Oh, che orrore! Se riuscirò a filmare il tartamostro per il mio canale, tutti al mondo sapranno che esiste. Se c'è qualche mistero, Nicholas Wells non se lo fa scappare. Vieni, scappiamo! Voi andate pure. Se non dovessi farcela, di a mia madre che deve esportare il video in MP4 e caricarlo in alta definizione. Aspettate, adesso prendo l'auto. Potere mini Polly. Sbrighiamoci. Nicholas! Che c'è? No! Sei sopravvissuto! Ma mi spieghi come hai fatto a... Ah, c'è un'altra uscita là dietro. Allora, sei riuscito a vedere il tartamostro? Nah, c'erano sei topi che si litigavano una pizza. Volete? Ti prego, no! La tengo per cercare il DNA del mostro. Beh, è stato bello, ma devo tornare a casa per cena. Per cena? Sono le 3:30. Sì, ma ci metto una vita. C'è solamente un autobus che arriva in periferia. Lento come una lumaca. Oh, abiti a chilometri dal centro commerciale. Come fai a vivere? Mia madre ama stare in mezzo al nulla. Inoltre è il posto perfetto per avvistare gli UFO. Beh, au revoir. Aspetta, quella parola non significa ciao. E anche arrivederci. Capito. Beh, alla prossima allora. 101 consigli per vincere un'elezione. Però quelle gallerie erano interessanti. Se solo fossero state un po' più pulite, con molto meno profumo di eau de fogne. E non sottoterra. Dai il gelato gratis a tutto il popolo e lascia che la tua adorata nipotina ne mangi fino a scoppiare. Passami il mago!
Ci scusi, lei è quella del manifesto elettorale? Come hai usato far... Oh, certo, sono io in persona, Bonnie Bane. E tu devi essere la piccola marmò... Oh, Polly! Ho saputo che stai organizzando il ballo di quest'anno. Sì, esattamente. E chi può averglielo detto? Ah, ragazze, si sa che un politico non rivela mai le sue fonti. E se verrò eletta sindaco di questa città, vi garantisco fin d'ora che non userete la palestra per la festa, ma potrete utilizzare niente poco di meno che la sala del municipio. Oh, che meraviglia! È quella con i pavimenti di marmo, le arcate vertiginose e controforti, lo giuro! Mi ha sempre fatto letteralmente impazzire! È molto gentile da parte sua, signora Bane. Oh, la vostra festa sarà davvero un sogno. Ammesso che mi aiutiate a vincere le elezioni, perché una mano lava l'altra e con la mia ruberò il tuo medaglione. Aspetta, cancella l'ultima frase. Oh, affare fatto. Conti pure su di noi. State vedendo i misteri di Nicholas e ho delle novità da raccontarvi. Penso seriamente che le tre ragazze si comportino in modo strano. Di colpo arrivano in classe, ma poi in un attimo, boom, spariscono. Perciò ho un grande mistero da risolvere. È una sala meravigliosa. Dunque, sopralluogo alla location della festa? Fatto. Ehi, nessuno mi ha avvertito di questo cambiamento. Laila non ti ha scritto un messaggio? Ho detto a Shani di farlo. Nel tuo SMS c'erano una ragazza che balla e tre faccine. Già, appunto, più chiaro di così. Ehi, in quel quadro ci sei anche tu. Oh? Oh, quella è la mia bis nonna Prudence. È stata una delle fondatrici di Littleton e anche di questo bel edificio. Perciò quel medaglione è una specie di... Oh, di niente! È solo un vecchio cimelio. Fine della storia. Solo roba antica. Decisamente fuori moda. Beh, se vogliamo che la signora Bane diventi sindaco, dobbiamo metterci al lavoro. Come teniamo nascosto il tuo segreto con quel ficcanaso tra i piedi? Nicholas, tu distribuisci questi, noi pensiamo a tutto il resto. Quello dove lo ha preso? Non sono affari tuoi! Esci subito dal mio giardino! Volevo solo... Ottimo lavoro! Allora, i palloncini stanno meglio qui o qui? E il colore della tovaglia deve per forza richiamare le sfumature del marmo! Non farei tante scene per una tovaglia. Non è quello! È quello! Oh, la tana di un mus musculus. O anche topo domestico. Un ratto del municipio! Oh! Laila, sei una disegnatrice di moda. Riuscirai a nasconderlo? Ah, sicuramente. Un po' di tulle, qualche fiocco colorato e voilà! Shh, danno i risultati. Bene, le schede sono state scrutinate e Bonnie Bane è il nuovo sindaco. Colleghiamoci in diretta con il municipio. Oh, grazie a tutti, vi ringrazio, cittadini di Littleton. Non potete immaginare quanto significhi per me avere la vostra fiducia e quanto potrò fare per rimpicciolire i problemi a voi. Adesso devo mettermi al lavoro. Gwen, dove sei? Eccomi, sono qui! Quest'uomo non vuole mollare la poltrona! Ma io sono il sindaco BB Kisser! Non può intrufolarsi nel mio ufficio e fare... Adesso è mio il municipio e lei... Smamma! Perché ha perso! Io sono il nuovo sindaco e faccio ciò che mi pare! Andiamo, assistente del sindaco! Metà dei cittadini sarà qui venerdì sera per il ballo organizzato da quelle tre insopportabili marmocchie. E io farò di tutto perché sia una festa indimenticabile.
qui, Shani! Dovete assolutamente, anzi, assolutamentissimamente... Potere Megafire! Sì, si tratta di Nicholas. Non dirmelo, indossa di nuovo quella maglietta da secchione. No, stavo guardando il suo canale web e guardate. Come dico sempre, quando succedono cose strane, Nicholas Wells è sul pezzo. Infatti, eccomi qui. Mi manca tanto così per risolvere il caso delle ragazze che rimpiccioliscono. Bene, date un po' un'occhiata. Non è incredibile? Oh, è appena arrivato un commento da Fantasmino 7. Che ridere, è solo una bufala. Davvero? Allora, mio caro Fantasmino e tutti quelli normali e scettici proprio come te, vi farò ricredere. Questo venerdì sera filmerò in diretta la prova che quello che dico è la pura verità. Nessun trucco, nessun effetto speciale, nessun inganno. Sintonizzatevi sul mio canale per una delle più grandi rivelazioni della storia. Mi ha scoperto. Va bene, quel ragazzo sa tutto, ma quanto vuoi che sia popolare online? Già, ha ricevuto solo 6.300. Pare l'idea del ballo nella sala del municipio piace a tutti. Come butta, mie belle amiche? Ho fatto la prova in classe di arti culinarie e direi che... Aspetta! Abbiamo spiegato al signor Huffman quanto ci sei stato utile e la tua punizione è ufficialmente finita. Non fai più parte del comitato del ballo. Perciò ciao, super ficcanaso! Mi hai detto ciao, ho capito bene? Esatto! Allora... dobbiamo ricontattare il fotografo, prendere il ghiaccio, ricontattare il DJ... Ehi, hey, Poker! Nicholas! Ma cosa ci fa lui qui? Tuo padre mi ha detto dove eri. Senti, io lo so che non faccio più parte del comitato del ballo, ma mi piacerebbe lo stesso. Eh? C'è nessuno? Se cercassi le prove di una ragazza che rimpicciolisce, dove guarderei? È assurda questa storia, eppure è tutta vera. Fermarlo. Se ci vede in questo momento, avrà le prove che sta cercando. Andiamo, passeremo dall'esterno. Rientriamo dalla stanza di Paz. Deve essere una prova. Ehi! Ah, ciao! Siete proprio le fanciulle che cercavo? So che il signor Huffman pensa che abbia lavorato così bene nel comitato da togliermi la punizione, ma non voglio mollare. Vi aiuterò comunque. Vuole aiutare se stessa a svelare il tuo potere al mondo intero. Nicholas, non abbiamo bisogno che tu ci dia una mano. Lasciaci lavorare in pace. Oh, d'accordo. Non è la prima volta che mi snobbano. Ma vengo a scuola con voi e seguiamo le lezioni insieme. Non posso stare lontano da te e dalle tue amiche, indipendentemente da quello che voglio scoprire. E adesso come facciamo a usare il medaglione? Già, Nicholas ci può spiare come quando vuole. Oh, perché non lo ipnotizziamo? Così dimentica tutto quello che ha visto. Beh, se non ci rimpiccioliamo non corriamo pericoli. E se venerdì sera la sua diretta sarà un fiasco, tutti penseranno che si inventa le cose. Perciò, durante il ballo, non dobbiamo rimpicciolirci. Ah! Guardate che meraviglia! Sarà un successo! Un allestimento eccezionale! Shani, raddoppia il tulle davanti alla...
lontana del topo. Deve essere così coperta da darmi l'idea che sia esistita solo nella mia immaginazione. Sbrighiamoci, non ho tempo da perdere. A dire il vero, questo è il tuo unico impegno fino alla sera del ballo. Che ci fa qui una statua gigantesca del sindaco Bane? Ma non era tra le decorazioni che avevo scelto? È una piccola sorpresa che ho fatto preparare per la sera del ballo. Non dovete ringraziarmi. Le ho detto per caso che può riposarsi? Ma sindaco Bane, passami subito la mia ordinanza. Ecco la vostra altezza. Ah, vostra altezza, mi piace. Con decreto del sindaco Bane si stabilisce che tutti debbano obbedire a qualunque sua istruzione, senza lamentarsi, se no la punizione sarà severa e immediata. Fatta, è legge. Agli ordini, sindaco. Deve essersi alzata con il piede sbagliato stamattina. Il suo modo così prepotente di parlare mi ricorda... Non vi dovete preoccupare. I sindaci sono così. Lei è d'accordo con me, agente? Ma sì, certo, assolutamente. E adesso, ragazze, non dovreste andare a prepararvi. Voglio che siate perfette per la mia... Volevo dire, la vostra grandiosa serata. Splendore, maestosa macchina e mia immagine. Oh, non sei... Salve! Marmocchie, come osate arrivare alle spalle del sindaco? E Grisel! Codice Cicerone! Fate un altro passo e sono pronta a lanciare la bolla su Littleton! La bolla? Esattamente, così l'intera città verrà sigillata in modo impenetrabile! Che cosa? D'accordo, non andremo da nessuna parte, ma lei posi quel telecomando. Littleton diventerà tutta mia! Salve, cittadini! Stiamo provando un sistema di emergenza bolla per la vostra sicurezza. Non c'è nulla di cui allarmarsi. È un test per la vostra salvaguardia e tra poco sarà completato. Non c'è altro? Ciao, mamma! Ci vediamo dopo il ballo! Che cosa sta succedendo in questa dimensione spazio-tempo? Non è affatto un test, è una cosa reale, ma devo tenere la gente calma finché non la rimpicciolisco. Potere mini polli! Mossa scontata. Gwen, fase 2! Sì, capo. Che odore è questo? Ah, non lo so, ma di colpo mi sento terribilmente assonnata. Spruzza ancora l'estratto soporifero di lavanda. Benvenuti a bordo del treno del sonno. Era soltanto un sogno. Ciao, Pocket. Ma che cosa? Non avrai per caso perso questo? Il medaglione! Non può comportarsi così. Posso e come? Perché sono il sindaco e questa sera diventerò anche l'unica padrona assoluta della città di Grandeville. A quel punto potrò sul serio fare tutto quello che voglio. Statene buona lì dentro. Adesso devo andare al ballo a incontrare i cittadini di Littleton e rimpicciolirli. Tornerò presto, ma per essere sicura che tu non faccia sciocchezze... Molly! Laila! Shani! Oh no! Gwen, ora tocca a te! Il tuo compito è di tenere d'occhio queste due! Ah, siete le mie nuove amiche in barattolo! Allora, Shani e Laila non possono aiutarmi? Potrei chiamare mia nonna, ma è dall'altra parte del mondo e prima del suo arrivo tutti in città sarebbero già rimpiccioliti. Nicholas è l'unico, a parte loro, che sospetta che io abbia dei poteri particolari, ma è bloccato all'esterno.
Le gallerie di Littleton si estendono per chilometri nel sottosuolo. C'è anche un'entrata vicino a casa mia. L'ingresso dovrebbe essere qui. Sempre che Grisel non lo conosca. Ah, se chiedo a Nicholas di aiutarmi mentre sono minuscola, il mondo intero verrà a sapere del medaglione. Ma se decido di non chiamarlo, tutta Littleton verrà rimpicciolita. Ah, svelare il segreto, salvare la città. Ciao, sono io, non ho risposto, sai che cosa fare. Nicholas, ciao, sono Polly, ascoltami. Lo so che sono stata antipatica con te e ti chiedo scusa. Il fatto è che avevi ragione su di me e ho avuto paura. Se accetti di aiutarmi, ti farò vedere come funziona. Potrai raccontare di me, del potere del medaglione e delle ragazze che rimpiccioliscono in diretta sul tuo canale e la gente saprà che le tue teorie sul paranormale sono vere. Adesso, seguimi attentamente. Ah, sembrava molto meno doloroso nei film. Ora vediamo dove potrebbe essere. Nicholas, da questa parte! Wow, allora è vero! Così hai sentito il mio messaggio? No, ho trovato casualmente il modo di arrivare qui. Ok, non è il momento per il sarcasmo. È che non mi ero mai imbattuto in un fenomeno soprannaturale ed ero convinto che sarei stato freddo e razionale, ma non mi sto comportando esattamente come avevo... Nicholas, adesso premi quel pulsante! Devo prenderti in mano. Muoviamoci, dobbiamo salvare Littleton. Ci sei? Terra chiama Nicholas. Ho appena ricevuto un ordine da una minuscola ragazza che ha indubbiamente il potere di... Au! Di pizzicarti e di farti tornare alla realtà perché dobbiamo risolvere un grosso problema. Non ho mai visto niente del genere, Sindaco Bane. È una bolla di protezione all'avanguardia e siete fortunati che sia riuscita a procurarla per la nostra grande piccola città. E dopo questo test tutto tornerà normale, anzi meglio di prima. La sua giovane figlia Samantha sarà perfettamente al sicuro qui durante il ballo. D'accordo, saprà il fatto suo. Del resto lei è il sindaco. Allora, dobbiamo entrare nel municipio, prendere il mio medaglione, salvare Shani e Laila. Salviamo anche Laila, è necessario. Certo, poi distruggeremo quella bolla e cacceremo il finto sindaco. Solamente questo? Speravo in qualcosa di più impegnativo. Wow! Ok, ok. Venite, venite questa sera. Farete le ore piccole e vi divertirete come mai in vita vostra. Vado a cercare Shani e Laila. Tu convinci i cittadini di Littleton a ribellarsi al sindaco farlocco. E dimmi, come dovrei fare secondo te? Hai una marea di persone che ti segue online e che aspetta il tuo racconto della serata. È arrivato il momento di dare inizio alla tua diretta speciale. Allora hai visto il mio video? Come ti è sembrato? Beh, a parte dove spiattagli ai 4:20 il mio importante segreto... Non era niente male. La rivoluzione deve cominciare adesso, subito, ricordi? Oh, certo, sono pronto. Ed è così che mi è caduto un dente giocando a palla prigioniera. Le mie nuove amiche nel barattolo sono delle ottime ascoltatrici. Signorina Gwen, c'è un pacco indirizzato a lei al pian terreno. Davvero? Adesso dobbiamo fermare Grisel. Parte la diretta fra 3, 2, 1. Ehi, amanti dei misteri di Nicholas, siete pronti a rimanere stupiti? Allora comincerò con il presentarvi Grisel Grande. Ah, mi scusi il disturbo, signora Grande. Sì, cosa vuoi, ragazzo? Sentito, non è il nuovo sindaco Bonnie Bane, è la famigerata Grisel Grande. Dammi quel cellulare! Oh! Se mi state guardando, venite immediatamente al municipio! Dobbiamo fermare questa imbrogliona! Eccola, è laggiù! E come facciamo? Hai in mente un piano? Intanto potremmo bloccare la nostra festa. Ci deve essere una maniera. Eccola! È il momento di far piovere sulla pista da ballo. Dove sei?
allarme, c'è il ficcanaso! Ah, quell'impiccione che... Tranquille, va tutto bene, ci aiuta! Consegnami subito la registrazione! D'accordo, come vuole. Cancellerò quel video. Mi dia solo un secondo. Ah, no, non è questo. Qui c'è il mio gatto in pigiama che suona il piano con le zampe. Basta, dammi il cellulare! No! È il mio medaglione! Ma per tutti i buoni! Non c'era una sola possibilità di successo, invece... Gigi, le scale! No, da quella parte! Circondiamole! Nick! Prendici! Oh, cavoli! Wow! Dobbiamo uscire prima che Grisel combini qualcosa di peggio! Potere mega folli! Andiamo! Proceda con la chiusura totale del municipio! Non hai più nessuna via di fuga, Polly Pocket! Prudence! Laila, dov'è la tana del topo? Sinceramente non mi sembra che sia il momento di preoccuparsi dei ratti! Prudence aveva il medaglione e ha fatto costruire questo edificio! Se fossi stata al suo posto avrei previsto anche un accesso minuscolo! E infatti nella tua camera non manca! Nicholas afferra la mano di Laila! Come? Oh, perché? Ah! Poteri mini polli! Seguitemi! Presto, entriamo! Non vi sfuggirete! La parola del giorno è... Attenzione! Dobbiamo trovare la via d'uscita! Che emozione! Sembra di essere in I guerrieri del tunnel spaziale! Ho le scarpe meno adatte per camminare in un piccolo passaggio segreto! Ah, da quale parte staranno andando? Aspetta, sento qualcosa! E il suono è quello... della mia voce che sta parlando. Almeno Grisel ha smesso. Laila, hai per caso dei fili? È ovvio! Sei sicura che sia una buona idea? Sono il sindaco e faccio tutto quello che voglio! Guardate! Può essere la porta che ha fatto mettere Prudence! Grisel sta facendo le cose in grande! Adesso come la fermiamo? La gente l'ha eletta sindaco e la gente dovrà cacciarla. Voi riunite tutti i cittadini di Littleton mentre io disattiverò la bolla. Da sola? Dai, ragiona, potrebbe essere molto pericoloso. Lo so, ma sono la ragazza con il medaglione ed è compito mio salvare la città. Quale mani? Potere megapolli su Laila, Shani e Nicholas! Mi dispiace, signora, ma il sindaco ha vietato i cani. Agente, Bonnie Bane non è il sindaco, è un imbroglione. Non penso che dovremmo parlare di lei in questo modo. Rischiamo che ci sbatta in prigione. Non può farlo se non ne avrà l'autorità. Dobbiamo ribellarci. Marciamo verso il municipio. Oh, è bello vedere che le nuove generazioni sono preparate in educazione civica. E la ragazza non ha tutti i torti. Andiamo! Oh. E poi non si chiama nemmeno Bonnie Bane! Quella manipolatrice ci ha mentito! Dobbiamo protestare immediatamente davanti al municipio! Vogliamo essere! Ho un ballo da sorvegliare! O i ragazzi diventeranno ingestibili! Vogliamo entrare!
Allora, qui non c'è nessun pulsante. Eccole lassù, Gigi! Sei arrivata al capolinea, Pocket! Adesso dammi il medaglione! Se non posso disattivare la bolla, posso sempre tentare di deviarla. Mi serve una superficie riflettente per riuscirci. Sì! Ingrandisciti, medaglione! Noi vogliamo entrare! Noi vogliamo entrare! Togliete immediatamente la bolla! Abbasso il sindaco Bane! Togliete immediatamente la bolla! Abbasso il sindaco Bane! Ah, siamo bloccate! Beh, per ogni emergenza porto sempre con me un barattolo di fagioli! Fammi... Vuoi uscire da questa bolla? Ci penso io con il telecomando! No, 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 no! Adesso non la faccio! Ci faccio le cose! Siamo alla resa dei conti! Ti vergogni! Smettila di gozzarti di fagioli! Aiutami! Sono il vostro sindaco! Non potete ribellarvi contro di me! Anche perché ho un ottimo avvocato! Senti, Gigi! Vuoi portare i fagioli con te dovunque tu vada? Ce l'abbiamo fatta! Già, per fortuna è finita. Ah, senza un capello in disordine. Allora, come vuoi divulgare la tua grande notizia? Devo rimpicciolirmi e tornare normale mentre mi filmi o cosa? Polly, con quel medaglione tu hai salvato l'intera città da Grisella. Eri l'unica sufficientemente coraggiosa, intelligente e pazza da poterlo fare. Non darò in pasto a tutti il tuo segreto. Grazie, Nick. Ti devo un favore. Ma se dovessi venire a conoscenza di qualche fenomeno strano, che so, un attacco di fantasmi in miniatura o un'infestazione di minuscoli kraken, voglio lo scoop. Beh, certo, dopo aver salvato il mondo. Hola, Nicolas! È spagnolo, vuol dire ciao. Muoviti, entra. Grisel Grande è stata accusata di frode e condannata a fare lavori socialmente utili. A quanto pare, l'unica cosa su cui non ha mentito è che ha davvero un ottimo avvocato. Prometti, Nicholas Wells, di mantenere il mio segreto? Sì, proteggerò il medaglione e non rivelerò a nessuno i suoi poteri. Penso che anche una persona piccola possa fare un'enorme differenza. Buona passeggiata, ragazze. Rientrate per la maratona di adozioni animali. Sì, dottoressa Merriweather, ci conti. Andiamo. Ragazze, più tardi ci dedicheremo al nostro albero genealogico, non vedo l'ora. Sì, ma per il momento può aspettare. Adesso divertiamoci a modo nostro. Potere minifalli. Andiamo in biblioteca, sono più contenta. Tranquilla, il passato non scappa. Laila ha ragione, ora passeggiamo, poi ci rinchiudiamo. Vivere ogni istante. Suona giorno e notte il rock di Polly Pocket.
Allora siete pronte per la maratona? Non abbiamo più tempo dopo questa super passeggiata. Dobbiamo fare il nostro albero genealogico per la scuola. Ah, divertente. Date da mangiare ai polli prima di andare via. Ma certo, nessun problema. Grazie mille. A presto, dottoressa. Gigi, mi sto annoiando tantissimo. Pazienta, Gwen. Ho bisogno del momento perfetto per dare a Polly il mio ultimatum. O mi dai il medaglione o ti schiaccio come una formica. Oh, non vedo l'ora. Al mio segnale fai partire subito la catapulta. Salve, Polly. Grisel, ha qualcosa nei capelli. Smettetela, piantatela di ridere. Ecco il segnale. Ragazze, i polli sono a posto, ora dobbiamo andare. Salve e ben arrivate. Tutti gli animali da adottare si trovano dentro la stalla. Abbiamo dai cani ai piccoli roditori. Un roditore, possiamo prenderlo? Ah, grazie mille, ti voglio tanto bene, Gigi. Sei stata incredibile, Polly. È tutto ok? Sì, sta tranquilla. Potere mega Polly. Oh, oh, temo di aver usato troppo il medaglione. Oh, sembra che abbia perso il suo potere. Tua nonna te l'aveva detto che non dovevi abusare delle sue energie. Si ricaricherà prima che ci incontriamo in biblioteca con Nicholas. Sicuramente c'è soltanto una piccolissima possibilità che si sia scaricato in modo irrecuperabile. Johnny! Che c'è? Ho detto piccolissima possibilità. Non perdiamo la speranza. Andiamo, ragazze, alla biblioteca! Attività paranormali a Littleton. Fantasmi, rimpicciolimenti. Per favore, fai le tue ricerche senza parlare. Nicholas! Shh. Ai suoi ordini, capo. Campo libero. Fai quel che devi. Potere mega. Aspetta, Nicholas, cercavi dei medaglioni simili al mio? No, volevo dire sì, ma solo per curiosità, per avere un'idea. Contavo sulla tua discrezione. Magari i computer sono controllati e possono tracciare le tue ricerche. La sicurezza nazionale lo può fare. O qualcuno che vuole il mio medaglione. D'accordo, ho sbagliato, non ricapiterà. Bene. Potere mega Polly! Potere mega Polly! Mega Polly! Mega Polly! Polly, è possibile... Che rimarrai così per il resto della tua vita? Non lo so. Ah, cosa facciamo? Come amica dico che dobbiamo portarla a casa, ma come Ligia studentessa dico che se non cominciamo il nostro albero genealogico non avremo il tempo di disegnarlo, il che significa che prenderò un voto scarso e non farò onore a mia nonna, che era famosa per avere una media altissima in tutte le materie. La nonna è la soluzione. La mia arriva stasera per aiutarmi a farlo e lei troverà un rimedio. Fino ad allora usiamo la sala studio col mio nome sulla porta. Ragazze, me la sono meritata. E c'è già il mio nome sopra. Andiamo! Wow! Il mio prozio Montgomery era un giornalista che lottava per la libertà! Oh, la mia bisnonna aveva uno stile incredibile! Le tracce dei miei antenati si perdono dentro una fitta nebbia. Vuoi che te ne presti alcuni dei miei? Sono interessanti. Prudence, una delle fondatrici di Littleton. Porsche, la prima donna sceriffo. E lo zio Prescott era famoso per i suoi cetriolini. Polly? Lo so, non fa così colpo, ma dovresti assaggiarli. La sua ricetta... Polly, le tue orecchie! Oh, il medaglione funziona! Potere mega Polly! Sono di nuovo normale! Aiuto!
aiuto! Il tuo braccio! Oh no! Dobbiamo levare... Oh no! Ora sistemo le cose. Potere Mega Polly! Mega Polly! Probabilmente ha fatto arrabbiare i signori del paranormale. E perché non le signore? Che cosa... Andiamo, prima che il terribile Zitti tutti si accorga di voi. Essere grande non è mai stato così bello. Polly, togli il medaglione dal collo prima che combini altre stranezze. Scusi per l'incidente. Piccoli teppistelli, non mettete più piede in biblioteca. E adesso sparite. Magari possiamo ripresentarci domani. Nonna! Ciao ragazzi! Ho portato i ricordi di famiglia che mi hai... Non c'è tempo, il medaglione è impazzito! Devo capire che cosa succede. Scusate, è una faccenda privata. Non vi dispiace, vero? Figurati. Buona fortuna! Quando c'è da divertirsi non ci vuole. Sembra tutto a posto, ma il suo potere è incontrollabile. E ha perso il suo bagliore naturale. Era già capitato prima d'ora. È stato rotto per parecchi anni, ma non l'ho mai visto così. Ah, non sono d'accordo, Nicholas. Polly ha detto... Hai visto cos'è successo in biblioteca? Ha bisogno di noi. Qualcuno deve aver scoperto che cosa può fare grazie al suo medaglione. Dammi retta, Shani. Dobbiamo aiutare Polly. Lo facciamo per lei. Forse ci siamo, Shani. Lo so che siete là fuori, piccoli mucciosi che mettete le manine sulle mie cose. Me l'hanno appena detto i miei pancake. Con la mia rimpicciomatica, tutti i vostri problemi saranno decisamente più piccoli. Ho trovato qualcosa! Sono la vostra Grisella e vi mostrerò quali sono stati gli ultimi acquisti che andrò ad aggiungere alla mia collezione di miniature. Si è messa a fare video in cui scarta quello che ha comprato in diretta. Adesso guarda. Ho preso questo scatolone a una vendita di roba usata del municipio. Credo sia pieno di modellini di arredi urbani della città. Abbiamo una panchina, una staccionata con albero e... un libricino. Ah, ci sarà anche la biblioteca in miniatura. Ecco, l'hai visto? Cosa? Si legge a malapena, ma c'è scritto Prudence. Vuoi dire come l'antenata di Polly, Prudence Pocket? Dobbiamo informarla! Non ancora! Prima scopriamo la verità. Hai un piano in mente? Questo è il più bel giorno di tutta la mia vita! Sei sicura che vada bene? Assomiglia a chiunque tranne che a Nicholas. L'ho reso decisamente migliore. Mi preoccupo per lui. Te la senti davvero di bussare alla porta di Grisel? No, suonerò il campanello. Che bello! Chissà quanti canali vedremo adesso con la tua nuova antenna. Ce ne sarà anche uno apposta per Galuschi. Come hai fatto a entrare qui? Ha trovato il codice della porta. E comunque questa non è un'antenna. Quando avrò il medaglione userò questo aggeggio per rimpicciolire tutta la città in un colpo solo. In un uovo sodo. No, grazie, lo preferisco alla Coq. Porta via quel topo prima che i suoi peli rovinino il mio macchinario, Gwen! Gigi! C'è una consegna per te! Mi ha portato il polonio che avevo ordinato. Sì, io avere il prodotto che lei volere barattare. Ma entri o fa uscire tutta l'aria condizionata. Allora, lei avere il libro? Che cosa se ne fa di questo vecchio libricino?
Io essere un collezionista. Probabilmente lei potrebbe capire cosa volere dire avere impulso inspiegabile di collezionare oggetti. Come la capisco? Tenga! Adesso mi dia il mio polonio. Vieni subito qui, Galuschia! Gwen, ti vuoi sbarazzare di quel rattaccio? Io andare via, addio! Oh, il mio piccolo e dolce topolino! Ah, polonio puro al 100%! Così il mio raggio congelante sarà... Ehi, un momento! Questo cos'è? Un panino con la mortadella! Scusa, ma non avevi chiesto a Nicholas di portartelo al tonno? A Nicholas? Stai parlando dell'amico di Polly? Sì, dovresti conoscerlo! Hai appena barattato il tuo libricino con lui! Aspetta, come? Via, 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 via! Non ci posso credere! Pensate che l'abbia scritto Prudence? E se fosse un tranello? Magari è solo una trappola! E vogliono farci cascare! Sembri paranoica almeno quanto me! Abbiamo voluto darti una mano! E siamo stati attenti a non prendere nessun rischio inutile! Ma non vi chiamate Pocket e non potete capire la responsabilità che abbiamo noi! Beh, Prudence era una Pocket. E forse ha qualcosa da insegnarci. Allora, leggiamo il libro o no? Io sono troppo curiosa. Oh, avrà scritte minuscole. Ti posso aiutare, sempre se ti va. Anche se non sono una Pocket. Non volevo essere così antipatica. Scusa. Un'amica non ha nessun problema ad accettare le scuse. E se può, a rendersi utile. Grazie, Shani. A chi in futuro avrà il medaglione scritto da Prudence Pocket, perché se dimentichi il passato, la storia ti perseguiterà. Bello! Mi piace, è già emozionante. Ero giovane quando è cominciato il mio viaggio alla ricerca del medaglione. Capitano della guastafeste del mare, manterrò la mia promessa. Visto che hai battuto la terribile Grunwalda, voglio affidare a te la mia nave. Da quel giorno, io e il mio equipaggio abbiamo deciso di girare il mondo diffondendo gioia, pace e amore. Tesoro trovato dal mio popolo. Voglio fartene dono per aver aiutato il mio villaggio. È meraviglioso. Ti ringrazio. Quello che mi affascinava di più della guastafeste del mare erano i libri che il capitano aveva collezionato durante i suoi viaggi. L'apochite è una sorgente di energia così incredibile che potrebbe cambiare il mondo. Se corrispondesse al vero, potremmo fare un'enorme differenza. Dopo molte ricerche, riuscì a scoprire una fonte di apochite nel luogo dove sarebbe sorta Littleton. L'energia poteva essere controllata da degli ingranaggi. Con il meccanismo giusto, rimpiccioliva il portatore del medaglione.
Ma dopo ogni uso, un po' di energia della pochite veniva trasferita in ciò che era stato rimpicciolito. Se il medaglione veniva usato troppo, serviva altra pochite per ricaricarlo. Per essere sicura che fosse correttamente alimentato, dovevo rimanere vicino a una sorgente. Pertanto io dichiaro che questa è la città di Littleton! Sì! La mia più grande responsabilità era di proteggere la pochite. Solo io potevo conoscerne il segreto, o i malintenzionati ne avrebbero approfittato. Non svelai a nessuno dove erano le gallerie che portavano alla sua fonte. C'è una mappa! Così ricarichiamo il medaglione! Ma poi cos'è successo a Prudence? Leggiamo il resto più tardi, c'è questo da sistemare adesso. Evviva! C'è una missione che ci aspetta! Vieni con noi, nonna. Ho quasi perso l'eredità dei Pocket una volta e non voglio che capiti ancora. Stando alla mappa, l'entrata della galleria dovrebbe essere da quella parte. E quello? Polly, tu e i tuoi amici siete stati banditi dalla biblioteca. Ecco, c'è stato un piccolo malinteso. Entreremo senza rimpicciolirci. È una nuova sfida da affrontare. Dai, Gwen, passami il congelatore. Gigi, non posso, perché a casa, sopra il frigo, è lì dentro che vivono i gelati. Non quel congelatore, ma il mio congelatore. Ti ricordi quella cosa che ti ho detto di prendere e di passarmi nel momento in cui te l'avrei chiesta? Ecco, ero convinta che l'avessi chiamato il congelante, un nome simile. Devi darmele, basta! Posso aiutarla, signora? Oh, sarebbe molto gentile da parte sua. I calli mi stanno facendo impazzire. Sono grandi, quasi come delle prugne. No, troppe informazioni. Salute e benessere da quella parte. Sembra che l'ingresso sia nella sezione storia. Dove sono le marmocchie? Shh, silenzio, dentro la biblioteca. I topi non sono ammessi. Sì, sì. Fermo! A quanto pare la mortadella che hanno messo in quel panino è una sostituta più che valida del polonio. Chissà con che cosa l'hanno fatta. Quello che cavolo! La porta è carina, ma è un po' troppo piccola per i miei gusti. Devo rimpicciolirmi. Sai che non amo sollevare questioni dolenti, ma siamo qui proprio perché il medaglione non funziona. Potere mini Polly! Oh, sono venuta fin qui per deludere i miei antenati! Aspetta! Prudence ha raccontato che ogni volta che usava il medaglione assorbiva l'energia della pochite. Probabilmente tu adesso non ne hai abbastanza, ma forse con tua nonna, se vi uniste insieme... Possiamo provare. Ma ne sei convinta, Polly? Se non troviamo la pochite alla fine della galleria, potremmo rimanere piccole per sempre! Ne sono convinta, nonna. Potere! Quando hai recuperato l'energia, torna a prendermi! Muoviti! Oh, non sei esattamente la Pocket che volevo, ma per il momento posso anche accontentarmi di te, Penelope. Sarai un eschiccellente! Non posso usare il medaglione prima di averlo ricaricato.
Sì, e ingrandirsi in uno spazio piccolo è molto peggio che scoprire che non ti entrano più le tue scarpe preferite. E adesso? Siamo troppo grandi per entrare. Dobbiamo per forza aspettare che escano loro. Peccato che non siamo Galuschi. La sua taglia è perfetta. Vorrei tanto essere lui. Galuschi? Possiamo diventare amici. Senti, faccia da topo. Entra là dentro e trova Polly Pocket. È assurda questa storia, eppure è tutta vera. Polly diventa tascabile in un giorno incredibile. Suona giorno e notte il rock di Polly Pocket. Sogna in grande, divertiti alla grande, come Polly Pocket che sa vivere ogni istante. Vi sembra di essere osservati? 9 volte su 10 poi ti imbatti in un fantasma. Guardate! È già apparso! Ci sono 3 porte uguali! È come scegliere tra gli smalti rosso fuoco, scarlatto scandaloso e cremisi fatale! 3 colori da urlo! È praticamente impossibile! Perciò la mia politica è di scegliere sempre quello di mezzo! No! Non capisci, Laila? È un test! Prudence voleva che a trovare la Pokite fosse solo chi portava il medaglione. Sentito! Per me il fantasma! Un mostro! Quello sembra l'ingranaggio che c'è all'interno del medaglione. Andiamo! Che morbido! Abbiamo superato il test. Allora, dov'è la Pokite? Attento! Come hai fatto? Avventura tra le antichissime rovine. L'avrò visto almeno 10 di volte. Prudence avrà piazzato insidie ovunque. Grazie, Shani. Credo che... Lo sospettavo, le pietre ottagonali azionano le trappole. Basta evitarle, è facile. Sicuramente, se tu vai avanti per prima. Dai, un altro test! Prudence sarebbe stata mia amica. Ecco perché detesto i topi. Hai offeso Galuschi. Chiedigli scusa. Che numeri può aver usato Prudence come codice? Ad esempio, io ne avrei messo uno molto matematico, come il pi greco, 3,1415. Bla bla bla. Io scelgo sempre come password la data del mio compleanno. Laila, non sai che cosa sia la sicurezza informatica. Che idea! Certo, chi userebbe la mia data di nascita? Non pensavo alla tua, ma a quella di Prudence. È sull'albero genealogico. 5 agosto 1624. Incredibile quante cose abbia fatto Prudence. Ti stupisci? Siete imparentate, no? Siete praticamente gemelle. Ah, guardate com'è carina. Ha costruito la sua nave pirata in miniatura. Aspetta, non può essere che con una riserva illimitata di Pokite e la sua conoscenza approfondita del medaglione abbia rimpicciolito la sua vera nave? Forse sapeva come rendere le cose super piccole. Avrei detto che era inconcepibile, ma comincio a pensare che sia così. Poteri super rimpicciolenti. Quella che continuo a non vedere è la miniera di Pokite. Perché dobbiamo mettere insieme i pezzi? È come se fosse un puzzle. Le librerie nascondono passaggi segreti. Se tiriamo il libro giusto... Caspita, che materiale luminoso! In genere non sono uno che si esalta facilmente, ma
È qualcosa di incredibile! Funziona! Cotone, le cuciture fatte a mano e al taglio della camicia, oltre al teschio d'avorio molto retro sulla tracolla, direi che è qui da almeno la metà del XVII secolo. È come lo Yeti nel blocco di ghiaccio. Beh, abbigliamento a parte. Quando lo hanno scongelato, lo hanno riportato in vita. E se lo fosse anche lei? Cerchiamo di liberarla. Polly, è altamente sconsigliabile. Se un po' di pochite rimpicciolisce una persona, essere imprigionati al suo interno può riuscire a mantenerla in vita. Sembra... Si muove! Vorrei tanto avere la videocamera. Oh, oh. Olà, giovani stranieri! Oh, le vostre vesti sono piuttosto bizzarre. Ah, parli per lei, signora. Immagino che si senta molto confusa. Oh! Potere mega! Non sembra eccessivamente confusa. È così bello poter muovere di nuovo le gambe! Voi distraetela! Ah, salve! Io sono Laila e lei invece come si chiama? Per il popolo del mare sono la terribile ingrugnita Grunwalda! Ginny, aziona le mie scarpe a ventosa! Scarpe a ventosa pronte! È rimasta immobilizzata per oltre 300 anni. No, lei non ne dimostra più di 299. Voglio sapere che creme usa per la sua pelle. Dai, è passato così tanto tempo? Non è possibile, mi sembra ieri che ero qui a inseguire Prudence. Oh, e così la conosceva. Già. Abbiamo attraversato i mari insieme e lei non si separava mai da un medaglione magico. Voleva conservare il potere tutto per sé. Non è stato difficile trovare la miniera di Pochite che voleva tenere nascosta. Pensava che non parlandone con nessuno l'avrebbe protetta, ma ha trasformato lei in un facile bersaglio. No, Grunwalda, è un materiale molto instabile. Ecco qui la mia preziosa Pochite! Non toccarla, ti prego! Presto, dobbiamo andarcene! Sbrigati! La piccola Prudence, gentile e dolce come il miele, deve aver scavato nella miniera. Ma non è riuscita a trovarmi! Ah! Oh! Sei una giovane, energica furfantella, proprio come Prudence. Esatto, siamo molto simili. Sono anch'io una Pocket. Allora pagherai tutti i suoi sbagli. D'accordo, ma lasci andare loro. Questa faccenda è tra lei e noi Pocket. Oh, va bene. Tornate dalle vostre mammine. Ma anch'io sono una Pocket. E io anche. Idem! La vostra amichetta cercava di prendersi gioco di me? Ginny, porta subito il mod quad qui da me e attiva il protocollo volo fastidioso. Agli ordini, Polly. Chi ha parlato? Ah, e questo che cos'è? Da dove arriva? Oh, ha ragione. Penso che non abbia mai visto un mod quad prima d'ora. Ad un mio comando, questo velivolo... Ecco... sparerà frecce avvelenate sul suo naso. Che cosa? Oh! Sì, e poi le verranno delle vesciche perenni ai piedi. E un singhiozzo destinato a non passare mai. Inoltre le cresceranno le unghie a dismisura. Mod Quad, attaccala! Oh, no! Non mi prenderai! Oh! Oh!
insieme? Ah, ridammelo subito, traditrice, che non sei altro! Ah! Dobbiamo aiutare Polly! Sì, non appena riusciremo ad evitare di essere colpiti! Ah! Sono così noiose. Perché le hanno costruite? Per obbligarci ad immaginare di poterci perdere in un libro? Che guaio, le nipoti! Ehi, hey, dove vai? Rischiato di spiaccicarmi? Ti ho presa! Addio! Ci vediamo presto, Grunwaldo! Tornate subito qui, mocciosi manigoldi! Se lo scordi! Se lo scordi! Mi hai attutito la caduta! È divertente essere una pocket onoraria! Non dovevate sacrificarvi, ma siete i migliori amici che abbia! Non potrete mai battermi! Siete troppo piccoli! È vissuta così tanto tempo in una roccia che non sa le ultime novità! Piccolo equivale a potente! Io vi schiaccio come formiche! Non deve scappare! Doppia scarica! Questo è il capitolo finale della nonna della famiglia Pocket. Lo leggiamo? Avrò bisogno di un massaggio dopo tutto questo stress. Dobbiamo andarcene da qui il prima possibile. Ma non posso lasciare che le cose di Prudence vengano distrutte. Polly, andiamo! Devo prendere il micro di Alu! Ah, i miei occhiali! Sani! Oh, ragazzi, mi è passata tutta la vita davanti agli occhi! Ma la cosa strana è che anche senza occhiali sono riuscita a vederlo! Eccolo lì. Ti ringrazio, Shani. Per cosa? Perché salvando te ho salvato me. Potere mega sull'auto! Andiamo! Non è molto distante! Siamo salvi! L'abbiamo fermata! Oh, nonna! Oh, Polly! È una... Sì, finalmente! Perfetto! Preparati per essere miniaturizzata, Littleton! Che bello, non vedo l'ora! Possiamo avere i popcorn? No, Gwen! Saremo nel rifugio antirimpicciolimento!
e ci nasconderemo per i prossimi 3 mesi, finché non sarà sicuro mettere il naso fuori. Nessuno può miniaturizzare Grisel Grande, neanche Grisel Grande. Ma i nostri piccoli amici si godranno lo spettacolo dalla prima fila. Andiamo, Gwen. Abbiamo 2 minuti prima che il macchinario entri in funzione. Non voglio commettere lo stesso sbaglio di Prudence, perciò vi chiedo aiuto. Qualche idea? Le sbarre si romperebbero con la dovuta energia. Dove possiamo trovarla? Se cadessimo da questa altezza, l'impatto con il suolo sarebbe sufficiente. Gettarmi nel vuoto non si trova in cima alla mia lista dei desideri. Se posso farlo io alla mia età, potete farlo anche voi. Insieme ci riusciremo. Uniamo le forze. Al mio 3 dobbiamo spingere tutti. 1, 2, 3! Ragazzi, devo andare io. Già! Vai e recupera il tuo medaglione. L'ho preso, guardate! Brava, ce l'hai fatta, Polly! Evviva! Non vorrei spegnere i vostri entusiasmi, ma quella geggio è ancora in funzione. La macchina di Grisel prende energia dalla Pochite e non ha più bisogno del medaglione per miniaturizzare la città. Dobbiamo disattivarla! Oh, Grisel l'ha resa inattaccabile! Non so se ha previsto qualcosa nel caso si spegnesse senza il medaglione, ma conoscendola, non voglio scoprirlo! Possiamo sempre entrare e cercare di romperla dall'interno. Prudence sapeva come rendere le cose molto piccole. E anche super piccole. Può darsi che... Restate qui, mentre io volevo dire... Ci possiamo provare tutti insieme, se siete d'accordo anche voi. Sì! Certamente! Io ci sto! Unitisi e forti! Potere... Super Mini! Avete visto? Siamo piccolissimi! Grazie, Prudence! Super Mini e Super Fashion adesso! La tua bisnonna era un vero genio! Dai, distruggiamo quest'affare! Solo merito suo, abbiamo avuto tutti una parte in questa vittoria. No! Guardatela! La dimensione Super Mini non dura! Dobbiamo uscire da qui! Non ci riesco! Sono bloccata! Io vi tengo! Non mollare! Siamo una catena umana e adesso tiriamo! Grazie. Ancora? Se non fosse stato per voi... Ci ringrazi più tardi. Sono d'accordo. Ora scappiamo! Va bene, uniamo tutte le mani. Potere Megafolli! Diciamo a quelle due che il loro piano non ha funzionato. Ah, penso che lo scopriranno da sole quando usciranno dal loro rifugio. Fra 3 mesi! Le Pocket sono fantastiche, a cominciare dalla mia antenata Prudence fino ad arrivare a mia nonna. Lei ha fatto ogni tipo di esperienza. Ha lavorato con la NASA, ha lottato per la parità dei diritti e per proteggere gli elefanti dai bracconieri in Africa. Le mie radici familiari mi fanno crescere forte, ma non sono l'unica cosa che mi rende migliore. Non ho potuto scegliere i miei antenati, ma ho scelto i miei grandi amici che credono in me e rendono ogni giorno più bello. Polly, io ho finito!
ho aggiunto tutte le mie conoscenze al microdiario. Grazie, nonnina. Per questo e per avermi permesso di essere degna di portare il medaglione come hai fatto tu. Adesso è arrivato il tuo turno. Hai un futuro davanti e riempirai le altre pagine del libro con le tue storie che verranno tramandate. Non vedo l'ora che succeda. Adesso non ci resta che aspettare, Gwen. Presto tutta Littleton sarà miniaturizzata e ne avrò